La tua capacità, Roberto, di comunque, anche se non è il cellulare, dico, stiamo per andare. comunque la tua capacità di andare oltre. Esatto. Grazie Roberto, ti voglio bene. E te ne volevo di più quando stavi zitto, ma non succede mai. Se tu sei così furtivo da accendere il microfono senza che io me ne accorga, non è colpa mia. Ma no, adesso lo accendiamo. Parkour. Benvenuti a Parkour. Parkour. Fumble. Benvenuti a Parkour, che è il nome della puntata di questa sera, di Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano senza sacchetti e purtroppo con un Roberto in eccesso. Quello è serio, anche una Fumble. Vero anche questo. Ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, potete diventare soci di QWERTY, che è un'associazione culturale che produce podcast, potete comprare i giochi di Fumble su fumblegdr.it/shop, vi consiglio di farlo lunedì, questo perché lunedì vi riveleremo un segreto e se seguite la pagina o se siete iscritti alla newsletter riceverete un bel codice sconto. Yes! Fatelo, non era un gran segreto, ve l'ho detto adesso che vi do un codice sconto. Beh, però, quindi lunedì comprate i giochi perché sarà la giornata mondiale del gioco. Non hai detto di quanto? No, ho detto di quello quanto, è un segreto. Lo dovrete scoprire. Stasera non giochiamo a Coriolis. Non giochiamo a Coriolis. Non giochiamo neanche a Clotos e anche a Monogatari. Ma come potete leggere, e questa volta mi sono ricordato di aggiornare la scritta di lato, stasera giochiamo a Not the End. Yes! No, in realtà è Not the End. Not the End. Esatto. Beh, in realtà, dato che volevamo fare una one shot e non sapevamo in che sistema farlo, abbiamo deciso di utilizzare Axis, che è il sistema su cui si basa Not the End, che abbiamo scritto per Not the End, ma su cui si può basare anche un po' tutto quello che ti pare, perché Axis è un sistema molto molto flessibile. Ma se si dice del perché non abbiamo giocato proprio a Not the End? Sì, sì, si dice. Si dice perché i personaggi... Perché è un gioco buono. Perché è un gioco che ha una tematizzazione. Buono o neutrale? Buono o neutrale. Questa sera non facciamo i buoni. Allora, diciamo che in Not the End ogni eroe, come vi ho detto 250 volte, sarete stanchi di sentirlo, rappresenta un valore. E dato che noi giochiamo... Sette! Ecco, dato che giochiamo il passato di zero, interpretare dei personaggi che simboleggiassero dei valori non esplicitamente negativi era un po'. Non poteva essere morte, poi tu morte come valore, lei morte, lui morte, l'altro morte? Beh, in realtà, proprio a stiracchiarla, potevamo comunque farlo, perché fare tipo pace, vendetta e giustizia con qualcuno che faceva, tipo fede, in realtà si poteva giocare a Not the End, però dato che Not the End è tendenzialmente un gioco in cui cerchi di riportare la speranza in un contesto che va di merda, era quella la parte che mancava, perché i valori li puoi fare anche come personaggio cattivo. In realtà potevamo anche portare la speranza nella galassia facendo quello che potevamo fare. Allora stiamo giocando a Not the End. No, io ho cancellato il nome. No, senza valori. A proposito, questi ci siamo dimenticati, ma fa niente, poi eventualmente adesso ci risceglieremo con calma. Direi che possiamo cominciare. Ci vogliamo raccontare? Raccontate i vostri personaggi e magari di due parole, due, su come funziona Not the End, così non lo dobbiamo ripetere. Ok, perfetto. Allora, Not the End è un gioco un po' particolare per quanto riguarda la scheda del personaggio, perché la scheda del personaggio è fatta così, per chi ci vede, ok? E te faccio vedere io che si vede meglio, forse. Grazie. Allora... il personaggio è descritto delle parole chiave che sono all'interno di un alveare di esagoni. In questo alveare di esagoni ci si può scrivere praticamente tutti i tratti che caratterizzano il personaggio. Nell'esagono centrale c'è l'archetipo. L'archetipo è un sostantivo, qualcosa che descrive chi sei. Quindi sono un samurai, sono un ninja, sono un guerriero nanico, sono un avvelenatore, sono un inquisitore, sono l'eletto, sono parlando di flessibilità, sono un'intelligenza artificiale risvegliata, sono il puro, sono Batman, potrebbe starci. I'm Batman. Ok. È troppo tardi. Attorno nei sei esagoni che circondano l'archetipo ci sono invece le qualità, che descrivono come sei, quindi sono degli aggettivi. Sono istruito, sono educato, sono discreto, sono smargiasso, sono forte, possente, sono agile, sono inquisitorio, quello che vi pare, ok? E nell'ultimo
Nella seconda corona di esagoni, quella più esterna, invece, ci sono, che circonda le qualità, ci sono le abilità, che sono cose che sa, con la mia grafia non vedranno un cazzo. Fallo tu. No, ma fagli vedere. Ok, praticamente. No, non posso farlo io. Allora, attorno, stavo dicendo, all'esterno ci sono le qualità. Le abilità, che sono cose che invece sai fare, quindi io so nascondermi, so avvelenare, cioè so utilizzare i veleni, so... fare parkour. Esatto, fare parkour, sono tendenzialmente dei verbi, ok? Non si legge. Il trucco, cioè la cosa bella di questo gioco qual è? È che quando tu cominci a scrivere queste parole chiave... le parole chiave che ci sono in un esagono entrano in relazione con le parole chiave degli esagoni che gli sono vicini. Quindi, ad esempio, racconto il mio personaggio. Il mio personaggio è un avvelenatore novizio, ok? Che come qualità è cieco, è istruito e ha dei sensi espansi, ok? Attaccati alla qualità istruito, ho messo come abilità utilizzare veleni e etichetta, ma fra cieco e istruito ho messo passare inosservato, perché lui è una persona dimessa, tranquilla, che poi è cieca, cosa vuoi che faccia, ok? E di conseguenza sa sparire. Fra cieco e sensi espansi ho messo percepire il contesto, perché io ho imparato ad espandere i miei sensi per cogliere tutto senza affidarmi alla vista, usando il cosmo. Esattamente. Violis. Oh, mamma mia, Coriolis. Ora, ultima cosa che c'è da sapere, ma poi la approfondiamo: non si usano dadi, si usano dei token di due colori diversi. Adesso noi abbiamo delle fish blu e gialle. Sì, no, okay. Prego. Ah, non solo mi hai portato i sacchetti, anche le le caramelle. Se avessi portato i token, avrei portato anche i sacchetti, no? Ti pare? Mi sono dimenticato. E invece, questi sono i punti fortuna e le sciagure di Clotos. Okay. Perché quello c'è sempre, no? Questo in realtà era per dimostrare che anche se tu non hai token del Go fighissimi, puoi in realtà giocare a D&D con praticamente qualsiasi cosa. Puoi giocare anche con gli orsetti gommosi. Potresti giocare anche con gli orsetti diversi. Avete una dama a casa, i pezzi bianchi e neri della dama vanno benissimo, d'accordo? Come si gioca? Qual è la meccanica di base? Il narratore, che in questo caso è Claudio, ti dice l'eventuale difficoltà di una prova dopo che tu hai descritto quello che vuoi fare. E tu metti un tot di token, adesso diciamo blu, ok, nel sacchetto, che equivalgono alla difficoltà. Lui dice una cosa difficile 3, io metto 3 token blu nel sacchetto. Dopodiché metto nel sacchetto tanti token gialli, che sono quelli positivi, quanti sono i tratti che posso portare in gioco. Diciamo che io sto cercando di avvelenare qualcuno servendogli del tè, ok? Io ho avvelenatore novizio, ho passare inosservato e ho etichetta e usare veleni. Quindi sono 4 cose che c'entrano. Percepire il contesto non mi serve a niente, sensi espansi non mi serve a niente. Aggiungo 4 token positivi gialli. Posso pescare dal sacchetto quanto voglio da 1 a 4. Più pesco, più è probabile che le cose vadano sia bene che male. Perché diciamo che pesco 3. 1, 2, 3. Ok. Ho pescato 2 token positivi e un token negativo. Questo significa che la cosa è andata molto bene, perché un token positivo basta per riuscire. Tutti gli altri token positivi sono o un successo più intenso o degli effetti collaterali positivi. E però il token negativo significa che mi è capitato qualcosa di male. Io questo token, a meno di non scartarlo con una cosa che vediamo dopo, accumulando tendenzialmente della, chiamiamola, tensione, e perdendo controllo su cosa metto nel sacchetto e cosa posso estrarre di base, lo devo dare a Claudio, questo token nero, se non lo scarto, come ho appena detto. E lui mi fa capitare una sventura, che mi peserà successivamente. Questa giustamente è la, le voci nell'etere dicono anche che si può giocare con i Mikado bianchi e neri. A meno che non stiate giocando con me. In quel caso... Possono darti un Mikado. Esatto. Perché mettili dentro, ok, estrai. Piuttosto che no, ti do un Mikado per far capitare una sventura, ma poi io l'ho mangiato e di conseguenza non vi capita niente di male. Esatto. Cioè potrebbero essere... Ecco. Ci sono dei lati positivi. Quest'ultima cosa. Questo è un gioco dove più peschi
più rischi che le cose vadano sia molto bene che molto male, perché un token positivo e un token negativo non si elidono fra di loro. Quindi se hai pescato due token positivi e due token negativi, le cose non è successo niente, le cose sono andate sia molto bene che molto male. Quindi pescare poco ti porta a rischiare poco qualora fallissi e a riuscire poco qualora riuscissi. Pescare tanto aumenta le probabilità sia di riuscire sia di fallire. Quindi... A me piace la parte quella lì di confusione adrenalina, che ad esempio ti cambia appunto la meccanica dell'estrazione. Dove più accumuli adrenalina, più devi estrarre, perché tu puoi stare minimo 1, no? Da 1 a 4. Di base 1, da 1 a 4. Se tu ti sale l'adrenalina, sei obbligato a estrarre o 2 o 3 o 4. Esatto. Se invece la confusione, metti dentro token a caso e non sai che è successo. Esatto, cioè qualora non volessi dare, a sto punto lo diciamo, qualora non volessi dare i token negativi al narratore, che quindi ti dice le sventure, tu puoi accumulare o confusione o adrenalina. L'ostinazione secondo me la toglierei, perché in Odienda ha senso, ma in Nexus no, in senso stretto. La confusione ti obbliga a chiudere gli occhi, pescare a caso un tot di token, diciamo che hai due di confusione, devi pescare due token, e li metti nel sacchetto. A muzzo. Esatto, poi ti metti i tuoi token positivi, i tuoi token negativi, pescherai quanto vuoi, però non sai che cos'hai per davvero nel sacchetto. Mentre invece appunto l'adrenalina, per ogni punto l'adrenalina ti aumenta di uno il minimo, quindi sarai tendenzialmente spinto a rischiare di più. Yes. Basta, le meccaniche di base le abbiamo dette, tutte le questioni delle sventure delle cicatrici le vediamo poi. Sì, e boom. E vorrei ricordarvi che così era successo nell'ultima puntata di Coriolis, che ci aveva portato in questo momento di crisi profonda all'interno della Talisman, in cui siamo svegli in 3 su 5. In cui Zero ha appena sentito, lui dice di smettere di obbedire senza pensare. Esatto. Vero. Di agire senza pensare. E abbiamo lasciato ibernati Ilona e il nostro pilota Eric, che abbiamo scoperto essere posseduto da un demone, ma io mi ricordo io mi ricordo un tipo 98 milioni di, come si dice, di valore oscuro. It's over 9 million. E nel mentre che si decide che cosa fare di queste due persone, se lasciarle surgelate, se scongelarle, se cercare una cura al fatto che siamo tutti corrotti, Zero voleva rubargli la bacchetta per ucciderlo. Esatto. Zero si ricorda di quando, anni e anni prima. Quanti anni ha Zero adesso? Zero secondo me adesso ne ha una trentina, ed è stato una decina d'anni con Samad. Ok, quindi 10 anni prima di conoscere Samad, quando viveva ancora al tempio dell'otto nero di Alam. Quel periodo per te è stato un bel periodo in realtà. I tuoi primi 10 anni di vita sono passati in allegria, sicurezza, tranquillità. I tuoi genitori, è vero, ti avevano abbandonato, ma i monaci del tempio ti hanno accolto tra di loro, ti hanno cresciuto con un sacco di altri orfani che come te erano stati abbandonati al tempio dai genitori che non potevano permettersi di avere un figlio, non volevano il peso di un terzo o quarto figlio, non volevano ammettere ai propri genitori, alla propria famiglia, di aver avuto una relazione o cose del genere. Tutti questi bambini vengono abbandonati a uno dei templi di Alam e vengono cresciuti in quella che viene chiamata la culla della purezza. La culla della purezza è la parte più interna del tempio. Sono ammessi soltanto gli orfani che vivono lì e che possono vivere all'interno della culla solo fino ai 15 anni. E i loro mentori, diciamo, quelli che comunque li crescono, li aiutano e insegnano loro la filosofia del tempio di Alam. La filosofia del tempio è molto semplice e idealmente è la filosofia migliore che si potrebbe augurare per la galassia e per il terzo orizzonte, perché l'unico scopo del tempio è aiutare il prossimo e rendere la galassia un posto migliore dove vivere. Oh, che carini. Infatti i membri del tempio fungono da consiglieri, fungono da insegnanti, da membri del parlamento, aiutano le altre fazioni a trovare un punto d'accordo. Non siete mai usciti dal tempio, perché vi hanno raccontato che comunque la galassia fuori, il terzo orizzonte, non è ancora nello stato più puro che si possa sperare, e quindi le vostre anime così immacolate
sono state tenute al sicuro finché fuori non sarà giunto il giorno in cui tutti i peccatori sono stati portati sulla retta via e la pace e la purezza regnano su tutto il terzo orizzonte. Non vi sono stati dati dei nomi, ma vi sono stati dati dei numeri. I numeri rappresentano quello che per il Tempio sono i peccati che voi siete in grado di curare nell'orizzonte una volta cresciuti. Quindi cambia anche il tipo di addestramento che viene fatto. Per ora siete stati cresciuti tutti insieme, avete tutti 10 anni tranne numero 2, che è quello più grande tra di voi, ha un anno in più di voi. Mm-hmm. E è quello con la storia un po' più traumatica, perché nonostante sia cresciuto all'interno del tempio ha avuto un brutto incidente circa 6-7 mesi fa che l'ha portato a perdere la vista. Questo non l'ha scoraggiato, però la sua vita all'interno della culla si è fatta, come tutti quelli che superano i 10 anni, un po' più difficile, perché ha iniziato a dover aiutare i monaci del tempio, fare delle commissioni per il tempio e comunque essere un po' più distaccato da voi che siete ritenuti ancora i piccoli pure. Giovani, piccoli angeli. Presentate un attimo i vostri personaggi. Perfetto. Beh, io sono sempre stato un accolito modello. Non sono una persona particolarmente fisica, non sono atletico, sono sempre stato molto legato ai libri, alla cultura, e sono un perfetto conoscitore dell'etichetta. Infatti vengo, spesso mi si chiede magari di presenziare come, non maggiordomo, però sai, come appaggio, assistente. Mi trovo molto spesso a servire persone importanti, potenti. Esatto, esattamente, né più né meno, sia in contesti legati al tempio, sia in contesti dove invece le persone del tempio si rapportano con realtà politiche, persone importanti di altre fazioni. Facile che io passi inosservato, perché non c'è niente di particolare in me. Adesso, da un lato, queste cicatrici sugli occhi, causate probabilmente da qualche brutto incidente, forse o qualche sostanza chimica, potrebbero rendermi più facile da notare, però in realtà il fatto che io non ci veda mi rende ancora più inoffensivo e invisibile alla vista e alla percezione. Non riservo sempre una parola gentile per tutti e non dico mai tre parole quando posso dirne una, preferisco il silenzio in realtà. Il mio personaggio invece è 4, il classico ragazzino obbediente che ascolta i superiori e i più anziani perché loro sanno cosa è giusto, ringrazia in realtà, è molto deferente appunto verso l'autorità e obbedisce a qualsiasi cosa gli venga chiesta. È molto abile a nascondersi, un po' alla Bran nella prima puntata di Game of Thrones, si arrampica dappertutto e un sacco di volte devono costringerlo a scendere da statue, da colonne nel tempio perché va a nascondersi e niente, continua a addestrarsi e anche lui passa come due, passa completamente inosservato spesso perché non parla, non cerca di legare con gli altri ragazzi, si fa i cazzi suoi. Dette in poche parole. Poi abbiamo 5. Allora, 5 è una ragazzina molto magrolina e anche bassa, molto bassina. Sembra quasi, in realtà, molto più giovane dei suoi 10 anni. E,
al tempio generalmente comunque sa comportarsi nel modo corretto al momento opportuno. Ma come gli altri hanno già potuto notare, ovviamente non, forse anche più, chi è più in alto, ma i miei vari compagni hanno notato che comunque, se posso, li metto abbastanza in merda. Nel senso che se succede qualcosa so tranquillamente scaricare il barile. E quindi di conseguenza c'è chi non mi vede bene, ma chi anche mi tiene da parte, perché posso essere comunque utile a non farlo finire anche lui in merda, essenzialmente. Ho come capacità abbastanza riconosciuta da tutto il fatto che, forse proprio grazie alla sua costituzione, che riesce a infilarsi tranquillamente in spazi molto angusti e anche riuscire a scappare da situazioni in cui normalmente magari una costituzione più robusta fa fatica a fuggire. Proprio riesce ad essere abile a svicolare e a fuggire da quando serve. Stavo pensando che se avessimo avuto questo talento quando c'era Omar, dove scappi quando un avversario cerca di abbandonare un conflitto della sera fuga e poi fermarlo istantaneamente, ecco, sarebbe stato molto utile. Giustamente, noi stiamo usando adesso i talenti per quello che riguarda la nostra visione del personaggio. Ogni valore che incarni in Not the End ti permette di avere accesso a una serie di talenti, che sono talenti molto narrativi. Tendenzialmente non ci sono dentro regole, non hai un più uno a, come si dice, a una prova quando fai qualcosa di simile. Per esempio, dove scappi è un talento di, cioè che hanno della grinta. Grinta, vendetta, giustizia, eccetera, eccetera, e ti permette di fermare qualcuno che sta scappando. Io per due ho scelto modestia. Due è il nome del personaggio, eh. Certo, io ci sarà un po' di confusione. Ci sarà un casino, se non avete capito che ci chiamiamo con dei numeri. Io per due ho modestia. Ho scelto modestia. Ho un perfetto controllo del mio impatto sugli altri. Il mio comportamento discreto può rimanere indelebilmente impresso o passare inosservato. Dichiara che qualcuno con cui hai avuto a che fare per un tempo breve si ricorderà di te oppure ti dimenticherà. Gli effetti della vostra interazione non verranno influenzati, ma il suo ricordo di te sì. Ok? Sono tutti fatti un po' così. Ragione, se ha accesso a documenti che riguardano un posto, diventa Sherlock Holmes, quindi se lo può girare come se fosse lì, fare tre domande al narratore. Libertà, quindi nel momento in cui viene intrappolato il narratore gli deve dire qual è la via più facile per scappare, eccetera eccetera. Dato che questa roba l'abbiamo fatta in puntata, io vi ho passato due talenti, sì, che ho selezionato sul... Ecco, yes, decidete però se non vi piacciono, ditemi, raccontatemi un po' il personaggio e ve ne seleziono altri. Allora, il mio funziona perché funziona in questo modo, ovvero il modo autentico in cui ti rapporti agli altri fa colpo sulle persone, indica un soggetto, sarà attratto o quantomeno incuriosito da te e vorrà approfondire la tua conoscenza o portare la vostra relazione ad un livello successivo. Visto che sei una rivista, esatto, ho pensato a quello. In questo senso funziona, anche perché so anche mentire abbastanza bene. Dato che hai detto che svicoli, sì, io ti avevo dato libertà, se non mi sbaglio. No, libertà, no, ce l'ho io. Ah, ok. Ce n'è uno di libertà che è molto interessante per te, però in ogni caso ti tieni questo. Funziona. Adesso sentiamo chi è Gianni e eventualmente mi viene in mente qualcosa di meglio, forse. Allora, io sono sostanzialmente un ragazzino che ama parlare, soprattutto in maniera retorica, quindi ha imparato tanto quella caratteristica lì, e poi ha notato che quando dice delle cose... ogni tanto accadono, ma al contrario rispetto a quello che lui vorrebbe. E molti lo schivano proprio perché ormai credono che porti un po' di sfortuna. Infatti gli hanno appioppato il numero 17, proprio perché c'è un po' di superstizione intorno a lui. Quindi tende a stare da solo, un po' perché ci è abituato e un po' perché così c'è questa lea. Però questo gli consente di pensare un sacco, e pensando un sacco chiaramente si diverte a fare piani e a sottoporli agli altri, e si diverte a creare delle trappole. Quindi a un certo punto, in alcuni momenti, non si capisce se lui dica qualcosa e poi c'è una trappola che ha preparato che scatta, o se invece qualcosa che capita. Ok, allora io, mentre mi raccontavi, ho pensato alla teoria del caos. Bello. Prova a leggerlo e se ti va bene. Sì, sì. È il potere di zero. Esatto. Sì. Ok. Beh,
Lo diciamo, dato che abbiamo letto tutti gli altri talenti, cosa fa la teoria del caos? Ah, scusami. Puoi innescare una catena di eventi che entro un giorno farà capitare un piccolo evento. Un oggetto viene trovato perduto, una porta viene lasciata aperta, un'arma non viene caricata, un compito viene trascurato. Ad un soggetto o in un luogo che indico. Nessuno può risalire a me come fonte. Nessuno può provarlo, quantomeno. Diciamo che lo stai facendo abbastanza spesso da cominciare a, come si dice, a sollevare il sospetto, ecco. Esatto. Comunque io sto obbedendo i miei doveri. Mentre tu obbedisci ai tuoi doveri, vi dico che è il giorno prima della festa della rinascita. Voi, essendo tutti orfani abbandonati, non avete un compleanno, perché non tutti si sa quando siete nati. Quindi viene festeggiata dal tempio una volta all'anno la festa della rinascita, in cui tutti i bambini orfani compiono gli anni insieme, sostanzialmente. Festone. E c'è un regalo. C'è un regalo per tutti, e quest'anno è che dovete uccidere qualcuno. C'è un regalo per tutti e non sono i genitori che tornano. No. Cioè sì, ma li devi uccidere, purtroppo. Cioè, ci sta. No, finché non mi tagliano qualcosa di quegli ansalli, siamo a posto. È interessante che tu tiri in mezzo gli ansalli, perché i monaci del tempio vengono chiamati gli Immacolati. Voi siete devono i puri. Tirare il collo al cagnolino, esatto, quando sono piccoli. Voi siete i puri, gli adulti del tempio sono gli Immacolati. Quindi perché sono riusciti, Immacolati. Esatto, sono riusciti a rimanere puri nonostante il loro contatto con il mondo esterno. In genere, dopo la festa della rinascita, la vostra undicesima festa della rinascita, venite portati fuori dal tempio per vedere il mondo che c'è fuori dal tempio del Loto Nero. E quindi domani tutti voi accompagnerete due, che è già stato fuori dal tempio, lui vi farà da guida, e con voi verrà Assam, che è il vostro mentore. Ok. Che appena svegli vi ha lasciato un messaggio di raggiungerlo all'albero dei puri. È l'albero più grosso che c'è all'interno del tempio, e fornisce sostanzialmente buona parte del riciclo di energia interno del tempio, che è una nave che gira nello spazio, quindi ha bisogno comunque di un riciclo d'aria, e questo albero sintetico fornisce proprio questo. Io mi sveglio un po' prima e faccio il letto militare proprio, così la coperta, far passare la mano per non deve passare più di due dita tra il cuscino, eccetera. Io invece probabilmente mi sono preparato facendo le abluzioni, lavandomi le mani nella maniera corretta, seguendo tutti i precetti del Tempio del Loto. Mi sono preparato probabilmente anche un buon tè. È la prima volta che esco io? No, è la seconda. Quindi lui è un immacolato? No, immacolato lo diventi quando compi 15 anni. Ok, quindi sei stato all'esterno più volte. Ecco, diciamo che quando sono... Cioè io sto cercando di tenermi il più calmo possibile, perché comunque quando sono uscito già il fatto... avevo perso la vista da poco, e fuori rispetto al tempio era una cacofonia di sensazioni e suoni e stimoli di qualsiasi genere, e quindi il controllo che ero riuscito ad avere dei miei sensi, che comunque al tempio è un luogo di quiete, di rigore, fuori mi ha confuso tantissimo, però non ho voluto darlo a vedere al tempo e non voglio darlo a vedere neanche adesso. Chi venerano i puri delle icone? Nessuno. Nessuno. Sei libero, se vuoi, di perseguire una delle icone, ma all'interno del tempio non c'è nessun rito che riguardi le icone. Ok. Sono più una setta filosofa che una setta religiosa. E quindi come è nata la mia venerazione del senza volto? Dimmelo tu, potresti aver trovato un libro che ne parlava. Ah, okay. Comunque non è un argomento tabù. Ah, okay, se ne può parlare. Semplicemente loro hanno una loro filosofia che va oltre la venerazione delle icone. Qualcun altro vuole prepararsi prima dell'incontro con Assam? Sicuramente mi sono svegliata presto e ho fatto tutto quello che era opportuno fare. Niente di particolare in realtà. Io ho fatto il minimo, cioè nel senso quello che serve normale da protocollo, né un passo in più né un passo in meno. Allora, l'albero dei puri sta al centro della culla, che
che è appunto la zona protetta dove siete cresciuti. Comunque è una nave, hai detto, no? È una nave. Ma vola? O è nello spazio? No, nello spazio, nello okay. spazio, viaggia nello spazio. Okay. E sta al centro, dato che fornisce appunto il riciclo d'aria, è anche dove sono stati fatti gli orti, in modo che la luce artificiale, l'ombra delle foglie dell'albero fornissero un ambiente il più naturale possibile. E a Sam vedete che ha raccolto, sta raccogliendo dagli altri alberi che si trovano intorno all'albero dei puri, della frutta, del mele, pere, tutto quello che può capitare sotto mano. Come ci rivolgiamo di solito a lui? Per nome. Ah, Sam. Ok. Io sto dietro, in mezzo a loro, mi avvicino, non saluto, non dico niente. Io mi avvicino, gli faccio un inchino molto cortese. Non sai se ti sta rispondendo indietro. Ovviamente non lo so. E voi vedete comunque che sente i vostri passi avvicinarsi, si gira verso di voi, butta le due mele che aveva in mano, scende dalla scaletta e vi dice: bene, sono contento che voi siate venuti qui, questo è un giorno importante per voi. Domani sarà il primo passo per alcuni di voi nel diventare adulti, nel crescere in questa vostra strada di purificazione e di aiuto a tutto ciò che si trova nel terzo orizzonte. Ho un ultimo compito per voi prima di lasciarvi andare a fare quello che preferite. Oggi è un giorno di festa e domani lo sarà ancora di più. Siete liberi di fare quello che volete dopo che mi avrete dato una mano a completare quest'ultimo lavoro. Questa pila di frutta che vedete davanti a me deve essere presentata alla festa domani. Molte persone verranno da fuori per assistere alla festa, quindi dobbiamo fare bella figura e assicurarci che il tempio sia nella sua forma migliore quando lo lasceremo a chi giungerà come ospite. Dovete quindi buttare tutta la frutta che è informe o che sta iniziando a marcire o che presenta anche la più piccola delle imperfezioni. Ogni frutto deve essere perfetto. Non possiamo permetterci che nulla che esce da questo tempio sia corrotto. Io sto già guardando le ceste, cercando di portarmi avanti. Io faccio un cenno e dico: per la frutta che non ha un buon aspetto alla vista avrò bisogno dei vostri occhi, ma forse posso essere d'aiuto. E voglio avvicinarmi ai cesti e selezionare la frutta cercando di intuendola con le mani e con l'olfatto per capire quale ha un odore più fresco, più buono, più croccante, cioè più croccante, dipende, più fresco, più buono, più genuino, e percepirne le asperità in modo da concentrarmi su questo genere di aspetti. Lo faccio con grande attenzione. Allora, non è di per sé un compito difficile, ma per te lo è di più. Certo. Perché comunque puoi fare affidamento su un senso in meno. Esatto. Quindi per te è difficile 2 in questo momento. Ottimo. Non credo che sia una buona idea. Scegli quello che vuoi mettere. Allora, io ci metterei sensi espansi. Ah, vogliamo interpretare prima? Io ti sto dicendo, non credo sia una buona idea. Perché mi dici questo 4? Perché spesso anche la frutta che può avere un odore o un aroma di un certo tipo può essere in realtà perfetta. E se noi dobbiamo controllare quello che tu selezioni, saranno 2 persone per un compito da 1. No, ma lo aiuterò io. Beh, aiuto io. Sono comunque 2 persone per un compito da 1. Ma in realtà posso tranquillamente dare una mano a 2 per verificare che non ci siano ammaccature sulla sua frutta e intanto fare il mio. Sono capace anche... comunque 2 persone per un compito che potrebbe fare una persona da sola, lui potrebbe fare altro. È stato chiesto a tutti e 4, ci è stato chiesto di selezionare la frutta ed è ciò che faremo. Ci è stato anche insegnato a utilizzare al massimo le nostre potenzialità. Ci è stato anche insegnato a non ribattere e fare il nostro lavoro. A voi no. Compagni, quante ceste ci sono? Sono 4. 4 ceste per 4 apprendisti. Ognuno... Ah, e tu 2 sai che questa è una prova comunque. Certo. Beh, la mia proposta è...
quella di partire ognuno dalla sua cesta e poi fare un controllo ulteriore. Cosa pensa l'Immacolato di questa cosa? Io vi ho solo chiesto di fare qualche cosa. Io smettendo di conversare, continuo, però voglio capire, e a questo punto ci aggiungo, usare veleni è istruito. In realtà non ti ho ancora detto cosa ci volevo mettere, pardon, però se qualcuno di questi frutti è stato manomesso o avvelenato. Ok. Ok, suppongo cambi eventualmente la difficoltà. Uno in più. Ok, allora io ci metterei, percepire il contesto, sensi espansi, usare veleni e avvelenatore novizio. Mm-hmm. Istruito mi sa che non c'entra un cazzo. Ok. Uno, due, tre. Dove dobbiamo mettere i frutti che non sono corretti? Fuori dalle ceste. Provvederemo poi a buttarli. Io vado sulla mia cesta e inizio a farlo a mano. Estraggo tre. Tre positivi. Che culo. Sì, non male, uno l'ha messo più piccolo e negativo, però. Ci fossero stati i token quelli fatti bene. Esatto, i token nei sacchetti. Non ci sono più i token che porta Claudio di una volta. Esatto. Sta meglio quando si stava peggio. Allora, tu inizi a fare una cernita della frutta. La cesta che ti è capitata scegliendo a casa è una cesta di pesche. Ok. E inizi, alcune sono evidentemente marce. Certo. Ti sembra che siano state messe apposta per farti vedere che erano marce. Ok. E tu sai di prendere anche quelle che toccavano quella e di mettere da parte anche loro, okay, perché sono già contaminate. E poi però ti viene in mente quello che è successo la prima volta che sei uscito. Quella di domani sarà la terza volta in cui esci. La prima volta in cui sei uscito dal tempio, hai dovuto accompagnare Assam, mm-hmm, a svolgere un compito per il tempio. Il compito era trovare una persona di cui avevate il nome e una fotografia e fargli alcune domande per capire se fosse sulla strada della propria purificazione o se fosse in realtà ormai completamente spacciato. Quando l'avete raggiunto, avete iniziato a parlare con lui, Assam ha iniziato a fare queste domande che ti sembravano delle domande tutto sommato banali. A un certo punto Assam ha estratto un pugnale, gliel'ha piantato nello stomaco e l'ha lasciato a morire. Quando vi siete allontanati dalla scena, ti ha raccontato che una persona, una volta messa sulla strada della purezza, o è in grado di raggiungere subito uno stadio di illuminazione, oppure non c'è nessuna speranza per lui. Quindi è meglio ucciderlo. Ah, mentre lui sta pensando tutto questo, io ho ribaltato tutta la cesta. Perfetto. E questo ti fa venire in mente che le pesche che hai sotto mano, anche quelle che fuori sembrano perfette, finché non le apri non saprai se sono a posto, ma se le apri non saranno più a posto. Attento 4. Io comunque ho ribaltato tutta la cesta. Attento 4, qualcuno potrebbe scivolare su quelle pesche, su quei frutti che rotolano. E la rigiro. Io invece prendo una delle ceste più vicino a 2, la trascino lievemente verso di me e do anche un'occhiata a lui. Faccio il mio lavoro, però ogni tanto, magari se vedo qualche pesca un pochino, io la butto, la prendo e la getto, in modo che comunque okay, il suo lavoro sia fatto meno bene del mio. Ok. La difficoltà è 2. Sì. Che è la difficoltà standard di qualunque cosa. Quella più bassa. Cioè, quella più... E io utilizzerò a rivista, subdola... Decisamente. Mentire. E ci sarà anche colpire alle spalle. Un po' stronzo. Colpire alle spalle. E quanti ne tiri fuori? Direi almeno... Ecco. Almeno 3. Quello che ci piace di questo gioco è che tendenzialmente il personaggio è... cioè, leggi l'alveare degli esagoni e capisci chi è il personaggio. Ok, ho preso 2 gialli, 2 positivi e un negativo. Che te ne fai del negativo? Se ne faccio del negativo... Io visto che ho finito prima, non mi metto uno di confusione. Ok.
Dato che non mi ha dato la, la sciagura, la, il, la sventura. La sventura. Porca troia, sì. Assolutiamo tutti questi termini. Se vuoi provare ad accorgertene, devi estrarre. No, se me ne accorgo di passivo. Cioè, perché io sono lì, fermo, se mi accorgo che lei sta buttando, lo sta facendo in maniera molto nascosta, allora non... No, non lei si sta... Infatti è riuscita anche bene. Ok, allora no, non lo noto. 4 e 17 fanno qualche cosa per cercare di capire quali sono quelle. Sì, io vado su. No, io sto guardando il tizio, io ho finito il mio lavoro. Io vado su. Okay. Io vado sul mio cesto e comincio a. Che frutta è? Il tuo sono delle mele. Ok, e comincio a lavorarmi le mele, mela per mela. Siccome io sono. Allora, io ho come difetto di essere ossessivo quando sono sotto pressione. Siccome questa è una prova, comincio. Io non so che è una prova. Guardo la prima mela. 4 non è molto intelligente. Giusto, è vero, è vero. Non è mai stato. Continuo a guardare quella mela, la ribalto, la lustro con la manica, guardo ancora, rimango lì inchiodato alla mia mela. Ci mettete un bel po' e tu sei comunque un filo preoccupato. Non credi che nessuna di queste sia avvelenata? Certo. Però ci sono magari degli insetti che crescono sotto... la polpa della frutta, che sono difficili da individuare soprattutto nelle pesche. Spesso nel nocciolo si trovano, sì, degli insetti, le forbicine. Sì, la mela è più facile, la pesca la è veramente è una merda. Sì, infatti ti aiuto io, ti dico guarda che lì c'è sicuramente un verme. Ma poi scusami, peraltro, scusa, tu stavi gettando della frutta in quella di zero, non è che lui ha le banane tugliane. No, non nella mia, nella tua. Nella mia è impossibile ribaltare. Quelle che tu scegli, sta sfruttando amabilmente la tua cecità. Esatto, per... Ah, ma allora ci provo io a percepirla. Figurati, stai scherzando? Ma il cazzo! No, nella mia è difficile, io ho fatto proprio così. L'ho rigirata proprio. Io percepire il contesto. Finito. Percepire il contesto, sensi espansi. Cieco decidi tu, perché io ho messo cieco apposta perché interviene in determinati contesti, però non so se questo interviene oppure no. Magari non so il suono della frutta che rotola. Per il resto non... no. Beh, le aveva fatto 2 successi, quindi la tua difficoltà sarà 2. Perfetto. E 1, 2, 3. Io pesco. Mischia. Io pesco 2 quadrati e 1. Ma no, ma smettila con sta roba. Io pesco ancora 3. Tra l'altro lui è cieco, percepisce i colori. 2 negativi e un positivo. C'è da rispondere a una domanda. Sì? Dopo. Ok, allora, beh, positivo vuol dire che me ne sono accorto. Mi aggiungo sicuramente 1 in adrenalina, perché sta cosa non mi... come si dice, ovviamente mi spaventa, mi mette ulteriore pressione, e l'altro invece lo do a te. Ok. Segnati che la tua sventura, in questo caso, sì, è che Assam ti fa la predica. Ok, quindi mi sento redarguito. Va bene. E adesso ti dico cosa ti dice. Per rispondere invece alla voce nell'etere di Damiano, che chiede: le azioni contrastate tra personaggi sono previste? Sì, lo sono. Quando tu vuoi fare qualcosa apertamente contro un altro personaggio, descrivi quello che vuoi fare, il personaggio descrive come si difende. La difficoltà equivale ai tratti che vengono portati in gioco da chi si difende, quindi io sto cercando di accorgermene, in questo caso avevo 3 cose per accorgermene, 3 tratti per accorgermene, la difficoltà sarebbe stata 3. E i tratti che invece, ovviamente, il personaggio che sta facendo l'azione porta in gioco sono quelli compatibili con l'azione che sta descrivendo. Però hai appena fatto diversamente. Beh, sono io il master. Non ce ne siamo accorti. Lei perché già l'hai fatto a passare, l'hai fatto a posteriori. Esatto. Diciamo però che in teoria la sua difficoltà doveva essere non i successi che ha fatto lei, ma quanti ne poteva mettere lei in gioco. Esatto. Sì, sì, sì. A farla così. Ora, okay. Solo che era già stata fatta la prova. Per farla cattiva, visto che Not the End e Axis in generale non perdona particolarmente, in questi casi i successi che vengono estratti sono sventure per la persona che subisce l'azione, per il personaggio, per l'eroe che subisce l'azione, mentre invece i negativi che vengono estratti sono delle sventure per chi ha pescato. Okay. Quindi il PvP è particolarmente distruttivo, che ci piace così. Comunque tutti voi finite, o almeno credete di aver finito il vostro compito, e Assam passa a fare una cernita della frutta che avete davanti a voi. Parte da 17, guarda l'unica mela che è rimasta nel cesto, la gira tra le mani, la riappoggia e ti dice: ottimo lavoro.
Poi passa a 5, guarda la cesta e ti dice: hai scelto dell'ottima frutta. Certo. Sono meno contento di quello che hai fatto con la frutta di 2. Va da 4, guarda il cesto rovesciato e dice: non è questo che ti avevo chiesto di fare. Di solito in questi casi uno sta zitto, si può parlare. No, puoi parlare liberamente. È esattamente quello che mi avete chiesto di fare. No. È stato chiesto di togliere tutta la frutta che non era presentabile. Noi puri ci mettiamo 10 anni per poter avventurarci un solo giorno all'esterno per non rischiare di essere contaminati. Prendo una delle mele, che si evidentemente marcia. Questa ha contaminato ovviamente tutto il cesto. Non è comunque quello che ti ho chiesto, non hai preso il tuo tempo a guardare se effettivamente ci fosse qualcosa da salvare. Non c'è nulla da salvare, ma mi sei dispiace. Sei tu una mela? Rimane interdetto perché non è abbastanza intelligente. O sei un ragazzino? Sono un ragazzo. Ok, quindi una mela non ci mette 10 anni a crescere, non ci mette 70 anni a morire. Il suo ciclo vitale è molto diverso dal tuo. Devi imparare a conoscere ogni singolo abitante dell'universo prima di decidere della sua vita o della sua morte. Faccio un cenno con la testa, ma non sono convinto. Non hai capito. Non ho capito e poi non sono convinto. Ma ha toccato il marcio, devono morire tutte. E poi arriva da te, toglie quelle che 5 aveva messo nella cesta che lui stava tenendo d'occhio. E guarda quello che è rimasto e ti dice: nonostante tu sia rimasto privo della vista, hai fatto un lavoro quasi eccellente. C'è solo un problema. Come puoi essere sicuro, e prende una pesca a caso dalla tua cesta, che questa pesca sia ancora buona da mangiare? Che cosa in questa pesca ti dice che è ancora pura? Purtroppo, Hassan, non sarà possibile assicurarsene fino a quando non si affonderanno i denti in questa pesca o la si aprirà. E una volta che qualcuno ha affondato i propri denti in una pesca, questa pesca è ancora pura? No. Forse nulla può essere considerato veramente puro, quindi forse tutto ciò che possiamo fare è eliminare l'impurità. Dunque, perché hai salvato questo frutto? Perché forse mi manca il coraggio. Tu e 4 avete molto di cui parlare. Prende la pesca, la spacca praticamente in due e da dentro si vede un insetto. Certo, io sento comunque che camminare fuori. Io penso l'avevo detto. Lo schiaccia con il piede. Tempure! E dice: oggi 4 ha avuto ragione pur sbagliando. Tu hai sbagliato pur avendo ragione. Pensateci, perché domani, fuori da questo tempio, potrebbe servirvi anche questa lezione. Ora andate a prepararvi. C'è un cenno e appena avviciniamo io gli faccio lui. Non ho capito niente. Onestamente sono confuso. Come fai a avere ragione e avere torto allo stesso momento? Guarda, te lo spiego io. Ogni tanto ci azzecchi anche quando non vuoi. E mentre ve ne state andando, 5 scivola su una pesca e cade mentre nella frutta perché marcia. La mia idea era prendere il mio frutto, uno dei miei frutti, perché volevo aprirlo, e mentre lo stavo aprendo prendo dentro delle pesche e cado. Come può essere, come si può avere ragione e torto allo stesso momento? Ogni tanto ci si azzecca anche senza volere. Ma quindi si ha ragione? Suppongo che fuori dalle... Sì, però senza volerlo. E cosa cambia la volontà? L'importante è il risultato. È vero, però ogni tanto occorre essere consapevoli di quello che si fa. 5, ti sei fatta male? No, non mi sono fatta niente. Beh, stai attenta quando ti rialzi perché potresti riscivolare. Penso di lanciare dietro la pera che ho. Lancio proprio dietro. Avanza, gomito.
Mi dispiace che 5. Cioè, mi dispiace che Assante abbia visto 5. Beh, era quello lo scopo, doveva vedere cosa facevamo. Sì, certo, avrei. Mi dispiace comunque. Mi dispiace comunque che sia stata redarguita. Sia stata? Sgridata. La tua cortesia è sempre così cortese. Anche quello non ho capito, ma non importa. Se è cortesia, è cortese, sì, decisamente. Il resto della giornata lo potete passare come volete, pulendovi, sistemando la vostra stanza. Io vado a chiedere a Sam che altro posso fare, okay, per il tempio. Io apro tutte le pesche. Voglio capire quante di quelle che avevo salvato erano marce. Nessuna. Porca puttana. Ma anche la pera che ho preso io la... è buona? Sì, era buona. Era buona. Non puoi essere sicura che sia perfetta. Esatto. All'apparenza molta frutta può essere buona. 4 è ancora convinto che avrebbe dovuto bruciare anche il cesto perché esatto, era entrato in contatto e poi la nave, con le mele, esatto, con le mele contaminate da quella marcia e quindi e poi dire... volevo far esplodere la nave perché il fuoco purifica tutto. Al camper esci da questo corpo. Va bene, se non esce, cioè nel senso lo tira dietro da secoli. Ma per quello lui non l'ha toccato e ha ribaltato il cestino. Sì, sì, certo. Perché l'immacolato può toccare. Il cestino era già contaminato. Ma non è vivo. Ah, certo. Comunque, Che la mette di 4 ha un grande senso. Se volete fare qualche cosa di particolare durante la giornata, altrimenti venite lasciati liberi di. No, io stalkerò a Sam e gli chiedo perché ha fatto male. Se comunque sia l'azione, cioè che le cose che dobbiamo fare devono portare una purezza nella galassia. Il fatto che una persona sia cieca e non possa fare quello che deve fare, cosa serve? Mentre tu stai facendo questa Sanchez, c'è 4 che continua a arrivare e fa: ok, ho finito, quindi cosa posso fare? Lo mando da un'altra parte? Dopo mezz'ora torna. Esatto. Che pistone. Ho imbiancato. Ho spolverato le stanze. Esatto. Quando in futuro voglio avere qualcuno che pulisca le stanze al posto esatto, mio. Allora ho pettinato tutte le bambole e ho smacchiato tutti i leopardi. Sì, adesso fa, cosa faccio? Lui non fa domande, quindi gli avrà chiesto una cosa. Tipo forse la quarta volta che rivolgo dico: e lui cosa si dovrebbe servire alla causa? È soltanto uno che fa le cose che gli viene detto, che gli vengono dette. Ognuno ha un proprio spazio all'interno della volontà del cosmo. Persino uno come 4 è in grado di fare qualche cosa che tu potresti non essere in grado di fare. 4 sa solo obbedire, e 2 è... E tu quello non sei assolutamente in grado di farlo, infatti. Essere cieca, no. No, obbedire. Non è vero, sono molto brava a farlo. Infatti sono ancora qui. Sei molto brava a obbedire quando va a tuo vantaggio. Mm-hmm. 4, se tu adesso gli chiedessi di lanciarsi contro un muro, farebbe. Probabilmente lo farebbe. Senti, spa! 4, eri nella stanza. Esatto, c'era il buco. Scusa. Ho fatto un buco nel muro. Che lo chiede, se lo chiede lui, no. Se lo chiede il Immacolato, sì. 2, invece, proprio perché non può vedere, ha dovuto affinare i sensi che tu sottovaluti. Il tatto, l'olfatto, il rumore stesso della frutta che cade dalla cesta. Tu ti sei basata solo unicamente sull'aspetto esteriore di quello che vedevi. Lui è costretto ad andare oltre. Comunque la sua pesca era marcia lo stesso. No, solo quella che ho preso. Oh, ok. Ha fatto un ottimo lavoro. Ma quello che speravo di insegnarvi con questa lezione è che a volte dovremo fare delle cose nella vita per migliorare il cosmo, che sembreranno assurde, sembreranno senza nessuno scopo, o sembreranno addirittura un danno per l'universo. A volte l'unico modo per fare una frittata è rompere qualche uovo, dicono. La lezione di oggi voleva andare esattamente in quella direzione. Dovete essere pronti a buttare qualche cosa che sembra marcio e a far marcire qualche cosa di perfetto per essere sicuri che non vada contro quello in cui crediamo. Ha
sempre ragione Sam, grazie della lezione. E faccio un chino e queste volte fa esatto. E queste volte siete che strozzo. Comunque 5, io se fossi in te mi arrabbierei un po' meno in queste situazioni. L'anno scorso c'era un novizio che si arrabbiava e poi gli veniva talmente tanta rabbia dentro e si stressava così tanto che si copriva di orribili buboni su tutto il corpo. Era una cosa incredibile. Quindi delle volte la vita può essere presa in maniera un po' meno competitiva, vero. No? No, hai ragione 17, bisogna essere un po' meno competitivi e anche meno parlare a vanvera, anche, trovi? Sì, mi ricordo un altro che parlava tanto e poi a un certo punto gli è venuto mal di gola, è rimasto afono per 2 giorni. Così che... appunto. A Sam ho finito di rifare almeno una dozzina di letti degli altri puri. Il tuo compito adesso, 4, non erano adatti. È smettere di seguire i miei ordini per oggi e fare qualcosa che piace a te. Ictus. Crash di sistema. Schermo blu. Riavvio. Cosa posso fare per te, Sam? Quindi cosa posso fare per te, Sam? Vai a riposare. Va bene. Facciamo il gioco del silenzio. Esatto. Il resto della giornata passa in maniera molto, molto tranquilla. Sdraiato sul letto, occhi aperti, che pensa e prega un po' il senza volto. Con me. Per dargli un po' più di intelligenza come quella di qua, come quella di 2, come quella di 5, come quella di 7, perché a quanto pare su quello gli manca ancora qualcosa. Gli mancherà per sempre, ma... A me non è mai stato insegnato realmente a utilizzare i veleni, perché non è che mi hanno cresciuto come un avvelenatore, però mi hanno, dato che ero molto incuriosito dalla cultura generale, mi hanno fatto studiare moltissima erboristeria. Ovviamente, no, ma non volevo usare carisma più erboristeria. Perché, ecco una cosa importantissima. In Axis potete mettere all'interno dell'alveare carisma e erboristeria insieme, vicini, e ok? Usarli insieme. E usare, per esempio, insieme. E metterci per esempio avvelenatore. Vedete? Carisma e erboristeria. Tutto è nato da lì. Qualcuno a bere inconcepibile. È tutto nato da lì in realtà. Volevo semplicemente scrivere un sistema, esatto. Come posso dove si fare a fare mettere un sistema dove posso mettere carisma e erboristeria che abbia senso? L'alveare. Ecco. E così ho studiato questa soluzione. In realtà quello che volevo dire è che appunto a me sono stati fatti fare studi di botanica assolutamente innocui, che poi in questi studi di botanica io abbia imparato come uccidere una persona con eccessive dosi di medicamento, con il miscele di determinate erbe, quello è, beh, è anche un chirurgo sa uccidere una persona, no? Il fatto che a me questa cosa è interessata particolarmente e l'ho sempre tenuta in considerazione come una forma di difesa, ok? Perché io appunto con non sono il più fisico fra gli accoliti, e comunque sempre un grosso orfanotrofio è, e quindi fra bullismo e tutto il resto, sai, magari metti un calmante nella colazione di qualcuno e evita di romperti le balle. Quindi quello che faccio durante la giornata è collezionare qualche erba che possa eventualmente aiutarmi durante... durante il viaggio fuori, perché comunque io non voglio darlo a vedere, ma ripeto, sono abbastanza agitato. Okay. Perfetto. Mentre tu cerchi, invece Zero usa la sua abilità di disturbare, ma nel senso stretto della parola, perché lui è sdraiato sul letto, che non riesce a riposare, con una pallina la sta lanciando contro il muro facendogli fare rimbalzi più assurdi per poi riprenderla in mano, e continua a fare così, tipo e quindi chi passa là di fianco sente sì, non è neanche tum, no? Perché no, lui deve fare tum. Continua tutti così per tutto il giorno. Questo perché lui come abilità ha ricochet, che è quella capacità di far rimbalzare i proiettili sulle pareti. La nottata passa tranquillamente. Voi siete comunque abbastanza agitati, quindi dormite poco. Tu no, anche perché sei dovuto rimanere 8 ore sdraiato come una... pezzo di legno sul letto. Però mi ricordo che ha detto fai cosa ti piace fare, quindi mi sono rifatto il letto più volte. Wow. E
è meno psicopatico nel futuro zero. Ha smesso anche di avere un letto. Cazzo, figurati se ne incontrava Samad, cioè. Ma è per questo che non vuole cabine di lusso, perché gli ricordano. Ah, poi c'è un letto da fare letto. E quindi dopo va in loop anche lì. Si scoprì anche perché dorme nella cappella. Esatto, così non deve rifare il letto. Il mattino dopo, per la festa, voi in realtà siete gli unici tre festeggiati che compiono gli anni quest'anno. Bene, che ce ne possono essere sempre tanti. Esatto. Anche perché in tutto sarete una sessantina di bambini, ragazzi più o meno grandi. E è stata preparata quindi la festa per voi. E la festa è stata addobbata sotto all'albero dei puri. Sono stati preparati dei tavoli. C'è la frutta che avete selezionato ieri. Cioè, tre frutti. Esatto. Quattro, forse. Tanto io non mangio. E ci sono dei pacchetti. Sono delle specie di sacchi di tessuto chiusi con un fiocco. Ce ne sono tre. Ah, che regalo ci fanno. Sì, assolutamente. E quando arrivate, tutti gli altri bambini iniziano... Ah! Una pistola Vulcan. Per te il senso di colpa. Ah, iniziano a farvi gli auguri. Lui è un album fotografico. No, una di quelle cornici che girano verso. Esatto. Col display LCD. Esatto. Il micro SD dietro. Iniziano a girarvi intorno. Che bel tagliere. E già finito. E anche qua non andiamo mai più avanti. Comunque vi fanno festa, arriva poi il resto del banchetto. In realtà la frutta era solo simbolica per il vostro gesto di ieri. È un banchetto luculliano con 4-5 portate. Non avete mai mangiato così tanto. Si mangia così una volta all'anno. Quanto è sacro l'albero? Tanto perché serve a sopravvivere. Gli sparo. Ma con delicatezza ci si può arrampicare sopra? Oh, o sì, vietato? No. Allora io sono arrampicato sopra l'albero. E dopo il banchetto e il resto della festa, Assam vi chiede di avvicinarvi. Parkour! E scendo. E fa il tiro. Era brava. Dai, una prova di parkour. Se non avessi detto parkour... Vai, difficoltà. Perché voglio scendere con parkour. 2. È anche il titolo della puntata. Difficoltà è 2. Allora, com'è che era? Vabbè. Anche l'archetipo? Sì, sì, tutto, qualsiasi tratto che c'entra qualcosa. Archetipo, parkour. Quindi soldato, parkour sicuramente, parkour, agile e basta direi. Ricochet perché lo faccio io. Vai, difficoltà? 2. Hai detto ci può stare, quindi 2 per scendere da un albero che sarebbe 0. È il minimo. Che sarebbe 0. Scusate. Estraggo 3. Questa è un'estrazione su parkour, di conseguenza è importante. Si schianterà da qualche parte, già lo sappiamo. È male. due negativi e un positivo. Perché sono di assenza di gravità. E si comincia la grande tradizione del parkour, vai. Quindi fin da giovane. Allora, ti potresti accumulare confusione o adrenalina, tipo dovrei essere bravo in questa cosa, oppure darne una parte. No, prendo uno di adrenalina e uno glielo do a lui. Vabbè, buttalo in mezzo. La grande tradizione. Una bellissima. Perché io mi lancio proprio dalla cima dell'albero per attaccarmi a un ramo, fare un po' alla parallele per poi saltare da un'altra parte, rimbalzare sull'albero e atterrare giù. Ci sei riuscito, eh? E atterrare giù col 3-point landing, tipo col pugno attento per terra. 4! Vai, vai! Allora, considera che c'hai... Cosa? Crash! No, 3-point landing, però dimmi tu cosa faccio. Esatto, perché tu ci sei riuscito comunque a fare parkour. Sì. Però fa male. Il problema, no, è che sei caduto addosso ad Assam. Tu non ti sei fatto assolutamente nulla. Okay. Ma sei atterrato sopra ad Assam. Segnati che Assam se ne ricorderà. Prima. Ah, è una delle tue sventure, dove la stai segnando? Le tue sono... Ah, qua, ok. È tipo un'avventura grafica della Telltale. Esatto. Assam se lo ricorderà. Assam incazzato, Assam se lo ricorderà. Chiedo scusa. Sono stato distratto. Gli do una mano ad alzarsi. Se questa è la premessa per questa giornata. Vabbè, questi sono i vostri doni.
Mi faccio un po' così. Certo, esatto. No, dai, dai, prendilo. E io faccio un inchino proprio, si vede che sono grato, gratissimo. Ok, da un pacco, un regalo a 17, un regalo a 5 e un regalo a 4. E comunque Simone dice che bel sistema, che ho fatto due fallimenti e un successo, ma almeno ho fatto un successo. Esatto. E un successo lo facevo per forza. Ebbene sì, pescando qua, pescando tre per forza. E l'ho fatto apposta. Quindi è un bel sistema, a differenza del che tiri 48 dadi e non c'hai modo di dire faccio per forza un successo. Sta roba non è banale, perché non è, il dado, non è il dado che decide. Diciamo ci ho pensato, è stato tre per quello, cioè, perché non volevo avere possibilità di solo fallire. Esatto. Cioè, è un sistema in cui, cioè Axis, è un sistema in cui mettiamo che tu hai un solo positivo e tre negativi, se tu peschi quattro sei sicuro che ti capita un sacco di cazzi. Ma riesco a fare quella cosa, eh. Esatto. Quindi non è tanto il quanto è probabile che io ci riesca, ma quanto sono disposto a rischiare per riuscire in quello a cui tengo. Yes, giusto. Ok. Bello. Io lo apro subito. Cioè allora, all'interno dei vostri... Posso aprirlo? Devi. All'interno trovate delle vesti. Sono i primi vestiti, effettivamente vestiti, che vi vengono... Quindi regalati. Ora zero nel folibero. Zero nel folibero. A te non sono stati donati perché ti sono già stati donati l'anno precedente, certo. Ovviamente. Oh, che belli. Quindi, sì, sì. Dovrete... Continua la tradizione per il quale il mio personaggio ha solo un vestito. Che vestiti sono? Sono dei vestiti neri, molto simili a quelli che Zero indossa ancora nel presente. Sono... Non sono proprio da me, ma... Sono dei vestiti neri, sono abbastanza comodi una volta indossati. Vi permettono di muovervi agilmente senza dovervi preoccupare di inciampare, sollevare pezzi, gonne, veli, roba del genere. E Assam vi dice: indossateli, perché appena sarete tutti vestiti usciremo per la prima volta dal Tempio del Loto Nero. Devo portarvi in un posto che diventerà centrale per le vostre vite da qui in poi. Non mi interessa più di tanto, ma non prediligo molto il nero, preferivo il bianco. Non vedo questo. Io vado subito a prendere il mio vestito, mi vesto e torno. Io mi vesto lì. Vesto subito. Sì, sì, anch'io. Cioè, vado a vestirmi subito. Zero si spoglia, che già da bambino è pieno di cicatrici per tutte le volte che è cascato dall'albero, visto quanto è bravo a fare. Però fisicatissimo. Sì, sì. Come quel bambino cinese di 8 anni. Sì, comunque, vi vestite tutti e Assam vi porta all'ingresso della culla. Non avete mai varcato questa soglia nei vostri 10 anni di vita. E non sareste in grado di varcare questa soglia senza Assam, perché l'unico modo per aprire la porta è l'impronta della mano di Assam. Quindi serve la mano di Assam. Però. Ti serve la mano di Assam, se gliela tagli potrebbe ancora funzionare per qualche minuto. Io mentre apre, visto che è la prima volta da fuori, ok che 4 non ha un grande legame con le emozioni, però un pelino è spaventato il fatto che sta uscendo tra gli impuri e quindi automaticamente i suoi poteri latenti si attivano e inizia a diventare sempre più quasi in pandan con quello che c'è intorno inosservato. Lui non ti vede. Missione compiuta. Vabbè, io invece voglio fare un'uscita citando, no? Facendo una citazione da un libro che è particolarmente adatto all'uscita di persone che non sono mai uscite nel mondo. Quindi... Infine uscì Maria delle Stelle. Sì, esatto, cioè proprio una bella cagatona da testo letterario. Ah no, pensavo che tirassi fuori una pelle palle di assorto. E uscirono e non tornarono mai più. No, non voglio niente iatture, solo proprio una cosa... Citazionismo. Esatto, citazionismo per il gusto di far vedere che mi sono erudito. Ok. Questo vuoi estrarre qualcosa? Sì, assolutamente, voglio guadagnare punti, esatto. Prego. Beh, e allora che cosa ci mette in gioco? La difficoltà, considerato che voi avete accesso solo alla biblioteca del tempio, quindi su alcuni testi molto ben precisi e adeguati alla vostra crescita filosofica, non è facilissimo. Ok, quindi vai. Quindi è 3. Ok, difficoltà 3. Io ci butto dentro, allora, affabulatore, puntiglioso e retorica. Ah beh, bomba, ci sta.
Quindi 3 e 3, giusto? Sì. Ok, pesco 4. Ustia. Per cui essere sicuro di riuscirci. Esatto. Cos'è che metti di Coriolis? Oh! Ah. Che se prendi uno per volta ti viene meglio. A quanto pare. 3 positivi e un negativo. Esatto. Allora, cosa vuoi farne con quel negativo? Vabbè, il negativo mi prendo un'adrenalina, cioè il momento è solenne e quindi faccio la mia figuraccia di merda, e, cioè nel senso mi emoziono e con voce tremolante, ma... Quell'adrenalina che per un attimo ti viene in mente il piccolo principe. Consigliato dalle voci nelle tre. Ma in questo momento vedi quanto è, adesso ti fa capire quanto è realistico, perché ad esempio adesso Gianni ha preso 2 di adrenalina. Esatto. Solo per aver detto piccolo principe. Grande Rodrigo, ti ringrazio. Se fallisce cita il piccolo principe. Sì, è possibile. Quindi adesso Gianni deve stare per forza 3. Esatto. Non il... Esatto. Beh, però comunque, cioè, ha detto esattamente una cosa perfetta, giusta per il momento, che sì, probabilmente ci fa sentire anche un po', cioè a me fa sentire un attimino più tranquillo, più che altro perché mi mette nella condizione di, cioè mentale, di dire anche fuori c'è qualcosa di cioè che abbiamo studiato dentro al tempio tempio che ci accompagna, quindi non siamo soli. E per una volta che non hai fatto una iattura, cazzo, esatto, è ben augurantissimo, esatto, della mia esatto vita questo qua. Ok, appena le porte della culla si aprono, sentite un gran vociare arrivare dall'altra parte. Avete sempre sentito solo in lontananza, perché in realtà la culla è divisa da una doppia porta, in modo che ci sia lo spazio, ci sia lo spazio per purificarsi mentre si entra nella culla o si esce verso il mondo esterno. E quando si apre anche la seconda porta, tutte le voci della gente nel tempio, ed è tantissima la gente nel tempio, vi investono di prepotenza. In particolare due viene assalito da tutte le voci che per te sono amplificate ancora più che per gli altri. Io ero in un angolo mezzo invisibile, faccio 2 passi sul muro e cerco di attaccarmi sul muro per evitare che mi tocchino. Ok. Stai il più aderente al muro possibile, ma Assam fa 2 passi verso la folla di gente che c'è nel tempio, si gira verso di voi e vi dice: seguitemi. Io mi appiedo a loro cercando di utilizzare il mio senso di prossimità per non prenderli, ma percepirli, toccandoli anche un minimo, in modo da seguirli in continuazione senza perderli. Noi ci hanno insegnato come comportarci con la gente? Beh, sì, ad essere degli esseri umani, sì. Ok. Si direbbe. Non te, forse, però il resto del mondo. Mi sembrano... Vabbè, quindi abbiamo un'istruzione su come... Perché noi siamo stati isolati qui, però abbiamo un'istruzione sulle caste, cioè la società, come funziona? Sì, 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 sì. Quindi mi sembrano poveracci questi? No, è gente, anzi, da quello che sapete comunque, almeno, ovvio, sono delle informazioni filtrate perché ve le dà il tempio, certo. Però il tempio è una fazione molto importante, tutti hanno rispetto del tempio di Alam e quindi la gente viene qua a chiedere consiglio, okay. Non sono i poveracci. Ok, quindi questi qui che stanno accalcando, cosa stanno cercando principalmente? Staranno cercando o il consiglio di uno dei monaci o cercare di entrare nel tempio o di entrare nei favori. Allora, del tempio. Io da lì che sono in un angolo, cercherò di usare il mio senza volto per proiettare la mia voce, fare una specie di ventrilogo più lontano da me, per dire una delle frasi che direbbero di solito i celebranti, qualcosa per far ammassare la folla da quella parte e io sgattaiolare dall'altro lato, okay, senza toccare nessuno e stare il più lontano possibile. Fai una prova normale, 2, e vediamo che cosa. Secondo me ci metti ricochet. Uso, difatti, uso disturbare, sì, furtivo, mm-hmm, agile. Oddio, agile non lo so. Beh, per svigolare senza toccare, okay, nessuno. Il mio scopo è non farmi toccare. Soldato e senza volto. Non uso parkour perché perché se no fallisco. Due neri e peschi 4 neri. Esatto. Estraggo 2 perché devo estrarre 2 per forza.
Ecco, di solito positivi e negativi diventano sempre due bianchi e due neri, perché i token di solito sono bianchi e neri. Oggi sono blu e gialli, ma... Adesso ti faccio due neri e due blu, no, un blu? Un blu su otto, Ok, un positivo e un negativo. No, perché... No, aspetta, ho sguardato. Ah, mi pareva. Ho quattro blu. No, da prima. Allora. No, è vero, allora... Cioè, quadra anche di più. E adesso ne tira fuori comunque due. Se tira fuori due, vediamo il capolavoro. E secondo me... Sono così. No, smucinarli tanto mi ricorda un po' la Lice. Tiro bene i dadi, li devo caricare. Fabbo! Riesci perfettamente. Perché non ho usato parkour. Infatti, è chiaro. Quei due erano col parkour, erano già dentro per quello. È perché hai detto parkour e si sono aggiunti due negativi. Sono soli da nulla. Riesci a sgattaiolare, effettivamente vedi che comunque la gente sta cercando qualcuno che gli dia retta, quindi appena sentono una voce... Di qua, venite di qua! Si spostano, tu riesci a infilarti, a seguire a Sam e gli altri che arrivano alla porta esterna del tempio, il che vuol dire sullo spazioporto. Ah, io comunque sia... Ho caga comunque, cioè nel senso la cosa mi fa paura, ma... Mi sento comunque importante in questa cosa, quindi cammino in modo, cioè, impettito. E me la tiro, essenzialmente. Anzi, cerco anche lo sguardo delle persone, cioè, esatto, amico, così. Sono importante. Quando arrivate alla fine del tempio, fuori dalla porta del tempio c'è il resto della nave tempio, in realtà. E c'è un piccolo c'è un piccolo hangar dove ci staranno una cinquantina di navette di classe 1 o 2. Quindi comunque bello grosso. Con le cabine di lusso. Alcune stavo dicendo, alcune delle quali con le cabine di lusso. Tutte hanno le cabine di lusso. Ecco, vedi. Mi metto uno confusione. E adrenalina. E non so perché, cioè. E Assam vi porta a una nave, una delle più piccole dell'hangar, però è più che sufficiente a far viaggiare 5 persone. Vi fa salire a bordo e vi dice: il pianeta dove stiamo andando è uno dei pianeti più importanti per il terzo orizzonte e sicuramente sarà più importante nei prossimi anni. Quello che andremo a fare è parlare con alcune persone per assicurarci che non stiano facendo marcire ciò che può essere puro. Certamente. Bene. Accende il motore della navetta. La navetta si solleva, parte e vedete che all'interno ci sono abbastanza provviste comunque per fare un po' di giorni di viaggio. Ci sono anche delle camere di stasi e le cabine di lusso. No, non okay. Ci sono le cabine di lusso, chiaro, perché in cui sono io ce le abbiamo tutte, cazzo, è chiaro, normale, sono state tolte da poco per mettere per mettere le cabine di stasi, esatto. La nave va e io giro quasi un po' nave. La nave non è molto grossa da girare, quindi fai abbastanza alla svelta. Cioè, è molto strana la sensazione appena vi allontanate, quindi siete staccati dalla stazione, sentite il terreno cedervi sotto i piedi, perché una volta lanciata nello spazio, per risparmiare carburante, okay, Assam spegne il motore. E per un attimo c'è proprio lo stacco che vi fa sentire la mancanza di gravità. E comunque, per quanto ci sia la gravità artificiale, è una cosa molto, certo, strana. Sentire questa assenza di qualche cosa che è sempre stata con voi. Trovo, essendo la prima volta nello spazio, trovo la stanza quella che c'ha più vista fuori, che è quella armamenti, perché ovviamente devi poter guardare bene dappertutto, e mi siedo lì sulla sedia guardando lo spazio che va, perché è la prima volta che lo vedo che si muove. E vedete che fuori dalla nave, sì, in lontananza vedete ancora un paio di navi che magari stanno attraccando o si stanno allontanando dal tempio, ma fuori è veramente il nulla. Non c'è niente per
sempre. In lontananza, giusto, vedete un pianeta un po' più vicino, una stella. E al secondo giorno di viaggio, Assam vi dice: questa è una parte molto importante. Dovete entrare in queste cabine e fidarvi che andrà tutto a finire come l'universo vuole che vada a finire. Entro dentro. Quello è uno dei portali. E si chiude la tua cabina. Quello è uno dei portali. Ne vedrete molti nei giorni a venire. Per quello non è neanche molto colto, perché eseguiva subito gli ordini. È stato due giorni nella cosa armamenti, perché è quella che c'ha la finestra più grande. Ok. Però non si può dire che non me l'aveva detto, E ci servirà per raggiungere la nostra destinazione. Restare svegli all'interno di un portale significa essere sicuri di essere corrotti. Donia nel futuro. Io... devi tirare uno o due, non è sicuro. Vero. Queste cabine invece ci assicureranno di mantenere intatta la nostra purezza. Io sempre in maniera molto compita, come se non mi stessi caccando sotto, a tentoni cerco la cabina e mi ci sdraio dentro. Hai già fatto questa cosa 4 volte nella tua vita. Sì. Io comincio a esaminarla in maniera ossessiva, cioè guardo i meccanismi, guardo se funzionano, guardo se le viti sono avvitate, guardo, cioè comincio a guardare tutto quello che... Ma l'ala si è mossa, io l'ho vista muoversi, non è normale. Esatto. C'è una cosa che brilla. Quelle sono le luci di partenza. C'è una tizia in piedi con un giubbotto. Esatto. E invece prima di mettere l'isola, c'è una cosa che entra, esce dall'ala. Che cos'è? Perché ci sono delle luci che fanno vedere. Ah, scusa. Per il metallo. Ah. Che è metallo. È metallo, perché sì, lo è. Quindi anche se il metallo cade in una foresta e nessuno lo sente, è comunque metallo, vedi? Anche nello spazio è metallo. Perché nello spazio si sente il metallo. Ma si mette sul metallo. Si mette il metallo. L'abbiamo appena messo. Ah, scusate. Vabbè. Così va avanti e indietro. Vabbè. Okay. Ma no! Vabbè, nel senso, non volevo risparmiare quello che avevo appena fatto. Cioè. Comunque, vabbè, prima di entrare nella cabina, io chiedo ad Assam: ma può succedere che... No, che cazzo, cioè, una merda veramente di uomo, donna, bambino, che sei. No, cioè. Ma si può... Ma se tipo uno cieco venisse sparato nello spazio. Esatto. Può capitare che si apra. Ma si può divenire corrotti anche riposando in questa capsula? No. E allora perché la gente si corrompe lo stesso? Perché c'è nata. Perché queste capsule permettono di preservare la propria anima dalla corruzione del viaggio attraverso l'oscurità. Ma ciò che corrompe in genere l'animo degli uomini è viaggiare attraverso gli altri uomini. È una domanda troppo difficile per me in questo momento. Mi sa che... Quindi mi metto giù e chiudo. E in questo momento lui, che è l'ultimo sveglio, dice e questo mi ricorda la situazione. Mi ricorda un libro che lessi in cui tentarono un viaggio ma le cabine non erano chiuse bene e si carbonizzarono tutti. Però non è questo il caso, perché sono fatte molto bene. Non succederà nulla di tutto questo. 17, forse abbi fede. Oh, ma io ho fede, è solo che ho anche un sacco di informazioni. È un talento che potrebbe farlo capitare. Esatto. Quindi... Ma è meglio di no. No, però devo dire che questa nave è davvero ben fatta. Credo che riposerò abbastanza tranquillamente. E mi metto sdraiato e chiudo la capsula. Dopo pochi secondi vi risvegliate. E fuori dalla nave...
il cielo sembra completamente diverso da quello che avevate visto fuori dalla nave Tempio. A me non particolarmente, ma mi sento puro. Senti ancora puro. Ecco, questa era la cosa che mi interessava. E anch'io ci penso a questa cosa. Io ho seguito gli ordini della lettera, quindi sono puro. Io ho il dubbio di non essere puro. Ok. Fuori vedete un pianeta a cui vi state avvicinando molto velocemente. È molto rigoglioso. Mi spiace, puntare questa. Era Fabbo. No. E Zero si ricorda, ritorniamo nel presente. Zero si ricorda di quando 4 era morto e lui si era in... era nel pianeta dove si è schiantata la nave. Esatto. E gli ha rubato l'identità. Il pianeta è molto rigoglioso, anche se già da così lontano si intravedono delle aree desertiche. Che stazione grossa. Non è una stazione, è il pianeta Dabaran. Sembra ci siano un sacco di alberi. Ce ne sono. Ho letto di Dabaran. Quando ci vedevi? Si può leggere anche senza vederci. Però sì. Non è come si sente una persona a ripiera posteriori. Lui non fa una piega, cioè nel senso... Zero non sta ridendo, Roberto. Non sta ridendo. Però è divertente. Beh. L'ho ascoltato in uno space podcast, d'accordo? O comunque ti dice sì, quando ci vedevo. Va bene. Buon per te. Assam sta guidando la navetta verso una delle parti meno civilizzate. Vedete che ci sono delle città così grosse che si riescono a vedere anche dall'atmosfera mentre entrate. E Assam però sta andando appunto verso una delle parti più rigogliose ma meno civilizzate del pianeta. E quindi la navetta... quegli edifici non possono alzarsi in volo? No. Solo il tempio del Loto Nero è così grosso da essere una città in grado di volare. La navetta di Assam atterra a limitare praticamente tra una zona rigogliosa e l'inizio della parte desertica. Sembra che praticamente tutta la zona rigogliosa cresca intorno a un piccolo specchio d'acqua vicino a cui c'è un edificio in pietra. La navetta atterra, le porte si aprono e Assam vi dice: lì dentro ci sono delle persone, voglio che voi parliate con loro e decidiate se sono pure o meno. Nel caso voi decidiate che non sono pure, due saprà che cosa fare. Okay. Io tornerò fra 2 giorni. Quindi dobbiamo stare con 2? Cioè è il vostro capo in questo momento. Dobbiamo fare quello che dice lui? Dovete fare quello che vi ho chiesto io, ma nel caso ci fossero dubbi, chiedete a 2. Ma... Anche questa è una prova? Non dovrebbe essere 5, che è la più pura di noi, a dover decidere questo? Lo dice anche 4? Che è il meno intelligente. 5 tanto ragione anche lui. È quella più promettente. Ma 2 è quello che sa che cosa deve essere fatto. Va bene. Noi abbiamo ognuno un talento o 2 talenti? 1, perché siete dei bambini. Anche se ti chiami 2. Se ti chiami 17, posso avere 17. Comodo. Questa è la maxi pustorinata. Non è la pustorinata, è un livello superiore di pustorinata. È la meta pustorinata. In cui lui, conoscendo a memoria tutti i talenti perché l'ha creato in questo coso, è andato lì, si è segnato un altro talento e poi fa il master. Posso? Ma ne abbiamo 2 di talenti, vero? Cioè, questo è proprio...
Posso provare a passare di livello? Ecco, sì, questo lo puoi provare a fare. Ok, allora, una volta a sessione, massimo una volta a sessione, non è che se non c'è motivo di farlo non lo si fa. Una storinata calma, penetrante. No. Non è detto, adesso vediamo, di metallo comunque, per brevissimo prima. Tempo, se è la pustorinata. Allora, stavo... E alla cieca, esatto, soprattutto. Via, allora, vabbè, detto questo lo mettiamo, perché soprattutto fra, siamo tutti bambini, però è una schifezza. Allora, stavo dicendo praticamente che... oddio, ecco, una volta per sessione un eroe può acquisire o un nuovo tratto, quindi un nuovo, una nuova parola nell'esagono, oppure può prendere un nuovo talento. Però quando lo fa, la prova che affronta per farlo potrebbe segnarlo e dargli una cicatrice, perché quella non è una prova normale, è una prova cruciale, si può crescere soltanto durante una prova. Ok, ok. Io a sto punto ho decisamente un talento che mi ingolosisce, ma si vedrà se ho occasione di usarlo e quindi lo voglio prendere, perché in quel caso me la rischierò. Ok. Ok. Chiaro. Io faccio gli faccio un cenno di sicura testa e... Ti dà un piccolo sacco. D'accordo, ok. Senti che è abbastanza pesante. Esatto. Come si dice, dato che comunque lo sto tenendo in mano, dentro cosa ci sono? Dentro c'è diverse cose. Okay. Così al tatto, dato che tu sei abituato a tastare, c'è sicuramente un coltello di qualche genere. Ok. Ci sono delle pillole che vengono usate come cibo di emergenza, nel okay. caso voi vi trovaste a rimanere qua per più di due giorni che vi ha... promesso a Sam, e in più avete altra piccola chincaglieria, oggetti di utilità, come se in Coriolis avessi il talento che ha Ron. Sì, che c'è un po' di tutto. Un po' di tutto, ok. Io mentre cammino verso il... cioè, faccio un cenno da Sam e poi mi incammino sulla strada verso quello che suppongo sarà il tempio, cioè il tempio, l'edificio. Però dentro di me io sto pensando una cosa, ovvero che non ho paura di fare quello che eventualmente va fatto, anche perché me lo godo fin troppo, questo è il mio difetto, mi godo fin troppo questa cosa di essere un avvelenatore. Il problema è che se dico, cioè, e non ho neanche paura che zero potrebbe non riuscirci. Quattro possa non riuscirci. Il problema è che lui non ha neanche guardato la frutta. L'ha buttata tutta fuori. Ma no, lui l'ha guardata, ha visto che una era marcia e l'ha buttata tutta. Eccola qua. Quindi se io gli dico dobbiamo uccidere coloro che non sono puri, e per caso questo trova un coltello, comincia a sgozzare tutti con un... Certamente. L'ordine non è di fare quello che dice lui. No, esatto. No, no, esatto. L'ordine è di vedere se sono puri e in caso poi riferirlo. Esatto. No. A lui. Che, a due. Esatto, che andrà, che farà. Però quello che va fatto. A me, che in quel caso vi dirà cosa fare. Io non sono molto intelligente, quindi se lui ha detto che lui è il capo, se lui mi dice picchia i bambini, io picchio i bambini. Ok. Sì. Ok. L'edificio in pietra è abbastanza grosso da permettere a un numero abbastanza interessante di persone di vivere all'interno, sfruttando da una parte l'acqua e le piante rigogliose che ci sono nell'oasi, e dall'altra il fatto che, essendo in un appezzamento molto isolato, perché intorno c'è il deserto, difficilmente qualcuno arriverà qua ad assalire la casa, quindi chi vive qua dentro lo fa in tranquillità. Questo posto non sembra male. Sembra un bel posto anche a me. Mi sembra un po' inutile tutta quella sabbia. È fatto così il pianeta. Non c'era messa nessuno, è solo così. Ragazzi, non è per essere un po' troppo pignolo, però ricordatevi delle pesche. Qui non ci sono alberi da pesca. Penso fosse una metafora. Cioè? Vedi? C'è chi non vede con gli occhi ma vede col cervello. Tu vedi con gli occhi ma non vedi col cervello. Beh, ed è il motivo per cui sei sempre la seconda. Teoricamente è grazie al cervello che poi si... E allora spiegacelo tu, no, secchione. La pesca era bella fuori e marcia dentro. C'era un animale, quindi che sia un bel luogo non ci dice nulla del fatto che le persone che ci dentro siano davvero pure. Oh! L'hanno detto loro due. Beh, che è un bel posto. Penso che fosse scontato.
ovvio, è scontato. Ah, bene. Quindi il tuo cervello è lui? No. No, se no... Ci hai detto a Sam, se no perché ce l'avevi mandato qui? Il posto è bello, le persone verranno giudicate. Una cosa è bella se è bella fuori e dentro. Se ha un difetto, non è più bella. Allora entriamo dentro quel posto e vediamo se c'è qualche difetto. Tipo, questo posto ha un difetto, della sabbia che è inutile. Non puoi sapere se dentro ho qualche difetto. No, a parte che rosichi tutto il giorno per i successi degli altri, per il resto va tutto benissimo. Vabbè, ha parlato lui. Beh, ma è la più promettente. Che parli soltanto perché... E cosa promette? Credo che la tua sia solamente gelosia. Certo, come la sua. Bisognerebbe tenere lontane le emozioni e fare quello che ci è stato detto. Ah, andiamo dentro. Cosa intendete fare per giudicare coloro che troverete lì davanti? Beh, lì dentro. Non abbiamo della frutta. Io credo che ci parlerò. Vediamo quali sono le loro risposte. E noi ci hanno insegnato minimamente a giudicare una persona se è pura o no. Cioè, perché noi siamo puri? Perché non avete mai avuto contatti con l'esterno, quindi niente della bruttura del mondo fuori. Ma ci hanno dato qualche indicazione su cos'è la bruttura? Cedere alle emozioni, le cose... Siete dei Jedi praticamente. Ok. Quindi quel tipo di mindset lì. Beh, di solito per vedere questo... Una cosa fondamentale però è che per quanto loro siano degli assassini... Certo. Non si tortura la gente. Noi non lo sappiamo. Voi non lo sapete. Vi hanno comunque sempre insegnato che non va maltrattata la gente. E tu sai che questo si trasforma anche in un rifiuto netto della tortura. Certo. Cioè, se devi fare una cosa, deve essere in dolore, falla subito il più in dolore possibile. Certo. Due. Sì. Se era il caso di metterli alla prova come è stato fatto con noi. Sì, possono aiutare questo genere di trucchi, tecniche, prove. Se chiedi qualcosa a qualcuno, ti risponderà non quello che gli passa per la testa, ma quello che pensa di doverti dire o che tu voglia sentire. Se invece riesci a farlo comportare in maniera spontanea o riesci a osservare chi è quando pensa di essere da solo, allora vedrai chi è veramente. Allora andrò in una scoperta, se per te non è un problema. Se non sanno che siamo qui, si comporteranno come si comportano normalmente. Certo, i nostri ordini sono proprio quelli di giudicare le persone e poi, beh, qualora ne trovassimo... Sarò io i tuoi occhi allora e vado avanti. Grazie. Se ne va. No, io vado avanti e cerco di nascondermi per andare a sbirciare o da una finestra o da... Se so che c'è una cosa che sa fare bene è comunque questa, quindi io lo lascio e poi... Beh, in realtà siamo anche dei ragazzini, siamo soli, sperduti. Anche questa è una buona idea. Allora, avvicinandoti all'edificio in pietra, non ci sono altre finestre, cioè non ci sono finestre, c'è solo la porta d'ingresso. Perché comunque sentite che nonostante voi siate nella parte dell'oasi, il calore è molto intenso. E quindi per tenere il più fresco possibile probabilmente hanno evitato di aprire. Quindi non c'è nessun modo da poter sbirciare dentro? No. E dentro non c'è nessuna luce accesa. Puoi provare da sopra. Fai una prova di parkour. Parkour! Attenzione, dai. Questa volta. Allora, difficoltà? Due, perché tanto è un normalissimo, è a 40 centimetri da terra. Agile, parkour, furtivo, ci sta. Ok, quindi 4 contro 2. Dai, Robè, straggo 3. Non può fallire. No, non voglio fallire. Non può fallire, ma può comunque prendere 2 B. Questo è vero. Dai, su. Poteva andare peggio. Potrebbe piovere. E magari un successo pulito lo fa. Ok, è questo. E uno andata. Eccoli. No. E il terzo? 2, ho detto. Ah, 2. No, 3. Ah, io 3, detto strago 3. Attenzione, sarà. No! Che cosa avevo detto? Allora, un positivo e 2 negativi su 2 negativi che c'erano. Parkour. E comunque ragazzi, a questo punto è il parkour, cioè nel senso, sì, fatene una ragione. Certamente il parkour. Devi cambiare arte.
Come funzionava passare di livello? Devi farlo quando fai una prova? Lo devi farlo prima. Cioè, l'idea è, io voglio un nuovo tratto. Perché voglio un nuovo tratto? Perché ha senso che io ce l'abbia in questo momento. Sono un barbaro, stronzo, insensibile, violento, che per una volta nella vita vuol provare a essere gentile. Prendo adrenalina. Uno. E l'altro, se non glielo voglio dare a lui, per cosa posso usarlo? Confusione o altra. Confusione o altra adrenalina. Non posso vendermi sventure. No, e gli altri. Ah, la scegli tu. Sì. Considera che la maggior parte, e mi sembra sensato cominciare a dirlo, più sventure hai, più è probabile che tu, pescando dei negativi, vada a terra. Quindi vada fuori gioco. Sì. Ok? Perché? Qual è il discorso? Il discorso è che, boh, il colpo di spada che normalmente avresti parato, ok? Quando cominci ad essere stanco, sfibrato, traumatizzato da quello che hai visto il giorno prima e c'hai l'essa della spada scivolosa perché ti hanno tagliato, hanno fatto un taglio sul braccio, potrebbe essere il colpo di spada che ti manda a terra. O potrebbe essere la cosa che vedi che ti rende catatonico. Sventura. Ok? Punto sanità. Ultimo punto sanità. Esatto. Allora, la sventura è che e questa è una sventura che purtroppo agirà su tutti voi. Bene. Perché vedi che una tempesta di sabbia si sta avvicinando all'oasi e quindi non ci sarà modo di allontanarsi da questo edificio finché la tempesta non passa. Però sono salito sul tetto. Esatto. Parkour. Facendo parkour. E da sopra proprio vedi che si sta avvicinando. Voi da sotto non siete ancora, non siete in grado di vedere. Io gli faccio un cenno verso la cosa e provo a vedere se c'è un modo per guardare dentro dal tetto. Allora, sul tetto c'è una specie di piccola cosa rialzata da cui far passare dell'aria. Non è proprio una finestra perché sennò entrerebbe il sole dritto da sopra. Però aguzzando un po' la vista, esatto, aguzzando un po' la vista e infilando un pezzo la testa dentro, riesce a vedere che cosa c'è. All'interno ci sono quattro letti fatti, non sono stati usati di recente. Come sono stati fatti? In maniera quasi militare. Non come li faresti tu, però. Ok. Ci hanno provato. C'è una piccola dispensa in cui ci sono alcuni libri, alcuni oggetti di uso comune e poi c'è scavata nel pavimento una scala che scende. E non c'è nessuno? Nessuno. Io aspetto loro che arrivino. Da sopra, però. Certo. Beh, io mi dirigo verso la porta. Hai bisogno di una mano? E intanto, intanto stavo dicendo, beh, può essere un'ottima idea questa di fingersi una persona innocente. Vero. Vado avanti io allora. Sicuramente sono molto più innocente. Siamo freschi. Beh, il cieco fa più scena. Il mio puro è più puro del tuo. Io certo lo dico, certamente è un'ottima idea. A me non mi deve vedere nessuno. E peraltro sono molto felice che lei non abbia colto il mio asserire il fatto che fingersi una persona innocente potrebbe essere una cosa sensata. Ma non glielo faccio notare, chiaramente. No. Quindi tu vai avanti. Vado avanti. Tu vai avanti e quando arrivi praticamente all'ingresso della porta, sì, vedi la scala che scende. Ah, entri? No, busso. Non c'è la porta. Non c'è la porta. Okay. Ok, non avevo capito. Allora io provavo a fare una scoperta. Pensavo ci fosse la porta e quindi loro dovessero bussare e qualcuno usciva. No. Allora io appena prima provo a infilarmi sotto furtivo. C'è esattamente quello che ti ho detto prima. Quattro letti, la dispensa in fondo e una scala che scende. Senza luci. Giù. Con cosa? Vai alla cieca? Beh, un po' di luce all'inizio ci sarà. Sì, per i primi metri, poi quando gira. Allora aspetto loro sulla porta. Ok. Ma guardo dentro, c'è nessuno? C'è quattro. Io. Forse giù. Forse giù. Non c'è nessuno qui. Guardo i titoli dei libri. L'impuro. Anche io volevo vedere i titoli dei libri. Allora io vado sui titoli dei libri e poi visto che non ho ancora imparato benissimo a leggere, chiamo 17. 17. Sai che dice qui? Guardiamo sti titoli. Molti sono libri. 50 sfumature di oscurità.
Molti sono dei libri che avete già visto al Tempio, la maggior parte. Non sono tantissimi libri, saranno una decina di libri. 8 di questi sono salmi del santo bevitore. Quindi insegnamenti base. Esatto. Okay. Beh, quindi sono delle persone... Gli altri due sembrano più che dei libri, dei diari. Gli dico, ragazzi, qui ci sono gli insegnamenti base e quelli che sembrano essere dei diari. Vogliamo leggerli? Apriamo i diari. Va bene. Apriamo questi diari. Beh, non ha detto due che quando uno non è osservato e quando si rivela veramente per com'è. Immagino che quello che c'è scritto qui potrebbe rivelare. E mentre lui dice questa cosa, perché io no? Voglio cercare di ampliare i miei sensi il più possibile per cercare di capire se il suono che rimbalza sulle pareti mi suggerisce all'orecchio magari il respiro di qualcuno. Cioè, voglio capire se siamo osservati. Non basandomi sulla vista, cerco di intuirlo in un altro modo. Ok, quindi sei anche tu dentro. Sì, beh, io ovviamente li ho seguiti. Sì. Perfetto, appena tu entri, dietro di te si chiude, cadendo praticamente dall'alto, una porta di metallo che vi chiude lì dentro. Ah. Beh, cioè, non si può salire da sopra, anche se per voi sarà un po' difficile. C'è una... la fessura comunque è così, certo. Riesci a passarci se ti danno una mano? No, io. Ma anche tu, se loro ti danno una mano da solo, non sono passato per scendere, non per salire. Scende, infilarti dentro da sopra è un po' più facile che da sotto cercare di infilarti in una... Io guardo l'inferriata e guardo loro, come dire, che è successo? Non è un'inferriata, è proprio una porta chiusa. Però è calata dall'alto. Sì. Quindi a mo' di inferriata, ma è una porta. E io guardo loro un po' perplesso. È una prova, sicuramente è una prova. Cioè, chi è che ha una porta quindi del genere? Quindi non c'è nessuno qui che dobbiamo giudicare? Ok, leggiamo questo diario. Si accendono anche alcune luci vicino alle scale, giusto per permettervi di illuminare la stanza. E però intanto prima due voleva fare quella prova per vedere se erano... Se c'era eravate, qualcun altro oltre esatto, a noi. Sì. Se eravate Subadi. Osservati. La prova è 3. Ok, 1, di difficoltà. 2, 3, io uso al mio solito i sensi espansi, percepire il contesto. Secondo me cieco questa volta non ci sta, non ci sta. Avere natura novizio, istruito, passare inosservato in maniera indiretta. Passare inosservato vuol dire se c'è qualcuno che sta cercando di passare inosservato. Sì, ci può stare. Se io fossi qualcuno... Se tu fossi cosa... nascosto, dove ti nasconderesti? Mamma mia, io... Quanto hai di adrenalina? Ho 2 adrenalina, quindi devo pescare minimo 2. Però sto pensando di pescare 4 perché voglio essere sicuro di riuscirci. Ma domanda, no. Il talento, se lo prendi prima di fare una prova, lo prendi prima di fare la prova o dopo che hai fatto la prova? Lo prendi contestualmente. Allora, il discorso è che vabbè, il tratto è normale perché lo prendi contestualmente alla prova. Quindi io per esempio, se adesso avessi voluto prendere il tratto, cosa ne so, non lo so, infiltrazione, perché che poi in realtà il cazzo non l'avrei mai preso, un esempio del cazzo, però se avessi voluto mettermi la qualità attento, okay, avrei fatto una prova cruciale. Uso il tratto attento in quella prova come se ce l'avessi, okay, e questo significa che sono passato di livello, punto. Durante questa sessione non lo farò più. Cosa succede però? Che la prova la risolvo normalmente, ma tutti i negativi che prendo, invece che causarmi una sventura, mi causano una cicatrice e non li posso scartare. Ma il talento? Il talento, racconti come lo usi, in risposta... Quindi posso usarlo anche per la prova? Assolutamente sì, okay. Però ovviamente, come ti dice, il narratore ti racconterà che cosa c'è di mezzo, certo, e che tiro devi fare. Okay. Molti talenti spesso non necessitano di un tiro, quindi è una cosa, una tantum, nel momento in cui solo per prendere, acquisire la prima volta il talento. Certo. Comunque io pesco 3. 1, 2, 3. Dai, non so, così sfigato. Ok, 2 positivi e un negativo. Il negativo... lo do a te. No. Sì, lo do a te. Perché se continuo con l'adrenalina poi... Allora, tu ti rendi conto che da sotto senti un flebilissimo rumore di qualcuno che sta o parlando o comunque bisbigliando qualche cosa. Sembra che
venga da in fondo a un corridoio. Quindi non è sulle scale che vi sta aspettando, è più avanti. Saranno una decina, quindicina di metri giù dalle scale. Però non è l'unica persona che vi sta tenendo d'occhio. Se vi sta tenendo d'occhio. Certo. Perché ti rendi conto che in un angolo della stanza c'è una telecamera. Senti il... Certo, sì, quell'ultrasuono. Che si è girata lievemente. Che si è girata lievementissimo. Io posso dirti che sono, non lo so, impaurito piuttosto che non... Forse un po' paranoico, a meno che... Ecco, no, paranoico mi sembra perfetto, perché quello che inizi a temere tu adesso è che le persone che dovete giudicare siate voi stessi. Infatti io ho una... io sto ancora guardando la porta e guardando loro perplesso. però più avanti c'è qualcuno, hai detto? Più avanti c'è qualcuno. Non sai. Che sta parlando. Però intanto io sono paranoico, perfetto. Io invece voglio fare questa riflessione, nel senso che guardo i letti, sono quattro, ne siamo quattro. Siamo stati qua, la porta si è chiusa all'improvviso. Vorrei fare un tiro per capire se riesco a fare questo ragionamento del fatto che siamo noi a dover essere giudicati e quindi c'è qualcuno tra noi che magari è impuro. Intanto io sussurro, c'è qualcuno più avanti. Ah bene, allora dobbiamo andare a vedere. E intanto dimmi... Ok, allora, quindi tu vuoi più capire chi di voi può essere l'impuro o... Allora, cosa? Quello che voglio capire è, prima cosa, questa prova serve a testare noi, okay, se siamo o no puri o comunque mm-hmm. degni di andare avanti, e con la, comunque la pretesa del fatto che io mi sento un'eletta, okay, in questa cosa, e quindi di conseguenza è, ci arrivo prima degli altri a capire questa cosa. Va bene, allora è solo due. Solo due? Di okay. difficoltà. Allora, uso eletta. Ovvio. Poi subdola. A rivista. A rivista. Ci sta. È a rivista, nel senso che se ci arrivo prima di voi. Come sopravvivenza. Vabbè, devo sopravvivere. No? Se vale, se no non lo prende. No, a rivista c'entra, ma non perché ci okay. arrivi prima degli altri. Allora, mentire per il fatto che è una cosa. No, mentire no. Colpire alle spalle. Ma cosa? No, neanche. Flessibile. Nel fatto che sono flessibile. Flessibile, nel senso no. che ignora. Escapologia? No, quella ti serve se vuoi uscire dal tetto. Quindi in realtà ho eletto e subdola. Non sì. c'è anche mentire, il fatto che devo mentire a loro che... Se vuoi puoi spendere punti purezza, che in realtà non ci sì, sono... Sì, lo uso. Ecco. Ne uso due. Allora, 15. Ne uso 15, ma ne sono 5. Li rubo agli altri e li uso. In not the end. Perché sono a rivista. E aspetta, e poi ne devo prescare uno a caso... Che non lo prendo quadrato. Mm-hmm. Ok. Beh, anche se lo prendi quadrato, non sai di che colore è. Esatto. Lei ha uno di confusione, quindi ne ha pescato uno a caso che ha messo nel sacchetto. Ha usato i punti purezza. In Not the End ci sono i punti speranza, che puoi usarli per migliorarti i per aggiungerti dei token positivi alle prove o per far capitare un mini plot point. Sì. Positivo. O per tornare in piedi se vai a terra. Esatto, il discorso è che se vai a terra, adesso lo possiamo spiegare sta cosa. Abbiamo capito che adrenalina e confusione li puoi accumulare per non dare al narratore i token che ti causano le sventure, però l'adrenalina e la confusione ti tolgono controllo sulla prova che fai, perché ti obbligano a pescare e non sai che cosa peschi. Le sventure ti rendono più probabile andare fuori gioco, come abbiamo detto prima. Ora, se vai fuori gioco, il numero di cicatrici che hai equivale al numero di punti speranza che devi spendere per tornare in gioco. Quindi, se non hai generato abbastanza, se non hai creato abbastanza speranza nel mondo, sei troppo vecchio e stanco e segnato da ciò che ti è capitato, potrebbe essere la fine. Ma finché c'è speranza e l'hai generata, non è la fine. E come la generi? La generi agendo in linea con il tuo valore. Con delle domande simili a quelle di Coriolis a fine sessione. Esatto. Ok, pesco... Però non sono punti esperienza, non sono punti esperienza, è il punto speranza. Esperanza. Esperanto. Ne pesco
Quanta adrenalina hai se ce l'hai? Uno, no, base. Base 1. E allora puoi pescare quanto vuoi. 3. Ok. Ok, 2 gialli e 1 blu. Cosa te ne fai del bleu? Bleu? Allora... Un tipo un po' adrenalina. No, l'adrenalina. Faccio adrenalina perché comunque sia qualsiasi cosa capisca... Comunque se mi metto un po' di agitazione. Hai preso un blu comunque a caso. Ho preso un blu? Ah, sì. Ma hai smucinato con la mano per mezz'ora un giallo. Vabbè, comunque, il discorso è che sì, questa è sicuramente una prova per voi. Uh-huh. E il fatto che abbiano mandato con voi due, che è già uscito dal tempio e che quindi ha già affrontato una di queste prove, vuol dire che lui sa già come andrà a finire ed è per questo che quando trovate... il giudizio sugli altri dovete chiedere a lui, non okay. perché lui sia più bravo di voi, sì, ma solo perché già ha fatto questa cosa. Okay. Io sto cominciando a capire. Io nel frattempo che loro stanno avendo tutte queste seghe mentali, lui che ascolta, lei che si fa le pippe mentali, lui che non sta facendo, lui sta leggendo il diario, io li sto continuando a guardare perplesso perché non ho capito che cazzo è successo con la porta. Il diario è un diario scritto da diverse mani. Saranno almeno una dozzina di mani diverse. Ok. Guardando le date, va indietro di parecchi anni. Alcuni anni mancano tra una scritta e l'altra, quindi in alcuni anni non è stato scritto nulla. E quando è stato scritto qualche cosa, è sempre stato firmato da una persona che si firma con un numero, quindi uno dei puri. Oh, ok. Che dice: gli altri sono stati giudicati manchevoli, da oggi il mio nome sarà okay. un nuovo nome. Aspetta, lo dici? Queste cose le leggi ad alta voce o te le tieni per te? No, me la tengo per me. Comunque, nella mia riflessione, quello che mi viene da fare è utilizzare il mio potere, che è irresistibile, e lo uso su 4. Ok. Ovvero che, l'avevo letto anche prima, lo rileggo, il modo autentico in cui ti rapporti agli altri fa colpo sulle persone, indica un soggetto, sarà attratto quantomeno incuriosito da te e vorrà approfondire la tua conoscenza o portare la vostra relazione ad un livello successivo. Io sono il prototipo di Samad. Ok, quindi cosa fa? Beh, cosa mi dici? Allora, ti vedo comunque curioso, cioè, sì, che dici... So, che cazzo sta succedendo? E allora ti metto una mano sulla spalla e dico, ci vogliono testare, cioè parlo a bassa voce, dico, ci vogliono testare, vogliono capire chi di noi è impuro. Di noi? Di noi. Siamo tutti puri. No, non è così, non siamo tutti degli eletti. Hai capito cosa voglio dire? mentre, è quello il problema. Perché io sono senza emozioni. No, ma stai guardando qualcuno mentre mi dici questo? In realtà muovo gli occhi su 2 e 17. Ok, io quello sguardo su 2 non lo cago assolutamente di striscio perché è il capo. E quindi assolutamente non fa presa su quella, però inizio a guardare sospettoso 17. Cosa c'è scritto? 17. Allora, è stato scritto da diverse persone e alla fine di ogni periodo storico è firmato dalla stessa persona che dice che è firmato da una delle persone che dice che le altre sono state ritrovate manchevoli e che lui da quel giorno si chiamerà con un nome che poi segna. Ma quindi... Due, come dobbiamo procedere? In ogni caso più avanti c'è qualcuno. Infatti io vorrei scendere dalle scale per andare a vedere che cosa c'è sotto. Posso andare? Mm-hmm. Questo perché vuoi il diario o perché posso andare? No, vai. Ah, ok. Io coprirò le tue spalle. Va bene, allora vado per le scale, però devo stare particolarmente attento perché conosco uno che scivolando dai gradini si è rotto il collo. E voglio fare una prova contro me stesso. È una prova di parkour.
faccio una prova di parkour, non ho niente. Allora, a meno che tu non spenda, come si dice, non spenda punti di purezza, sì. Se non hai tratti, sì. Non aggiungi. Quindi, se tu estrai, cioè, allora, tu, a parte che hai provato, cioè, hai vissuto questo momento di masochismo, però il discorso è, a differenza... Non l'ho capita io. In che senso? Tu hai detto, stai gufando da solo? Sì, esatto. Beh, funzionerà automaticamente a questo punto. Sì. Esatto. Una no, cosa... spendo punti speranza e vedo cosa mi riserva okay. La sorte. Ah, ok, perfetto. Perché sta testando la sorte. Se no, è il momento per aggiungere una nuova abilità. Sì. Se no, è il momento per aggiungere un nuovo tratto. Esatto. E potrebbe essere una prova cruciale. Allora, una cosa importantissima. A differenza di D&D, dove le sei caratteristiche coprono tutto lo scibile delle prove, se tu fai una... un prete caritatevole, buono, altruista e gentile, ok? E poi a un certo punto fai qualcosa che richiede una prova, quindi la staffetta 4%. Esatto, cerco di ammazzare alle spalle qualcuno. Tu non ce li hai i tratti a supporto di quella roba, quindi non ce la fai, a meno che tu non spenda speranza, chiaramente. Okay. Quindi vai. Questa custodinata. Spendo 2 di speranza e ok. Questa è una giannata perché è la custodinata negativa. Sì. L'autolesionismo nella custodinata. No, ma soprattutto lui ha dichiarato di voler fare qualcosa, mentre invece la custodinata, cioè la custodinata è tiri e poi dici non ce l'ho fatta. Esatto. Allora, 2-2 ho adrenalina, sì, 2 per cui pesco 3. Sì, ma lui ha dichiarato praticamente di adesso come se io faccio, dichiaro parkour e mi voglio schiantare. No, ho semplicemente interpretato il mio personaggio fino in fondo. Dice le scale, però conosce Uru, è l'unico che sta facendo le scale. Se mi seguiva qualcuno, okay, era esteso a tutti, ma siccome sono solo io. Ah, ma quindi è veramente un potere che porti gli Ella? Sì. Ah, ok. Quanto pare, è una sì. Sua caratteristica. Bene. Ok, ho avuto successo. Ma questa cosa è avuto successo, quindi, a romperti il no, collo? No, non cado dalle scale. Okay. Ma? Allora, uno la do a lui. Ok. E l'altra prendo ancora adrenalina. Ustia, ok. Perché mi sento sempre più inquieto in questa situazione. Quindi riesco ad arrivare di sotto. Riesci ad arrivare di sotto? Il punto non è che tu scivoli dalle scale, ma è che le scale sotto i tuoi piedi, come nelle migliori trappole di Indiana Jones, diventano uno scivolo. E quindi una volta scesi di sotto, tornare di sopra diventa impossibile. Ok. Tu segnati che tornare in superficie è impossibile. Sventura, ok. Voi vedete le scale diventare scivolose e ripide, e quindi sapete che anche voi, una volta scesi di sotto, non potrete tornare di sopra finché non riuscite a sbloccare questa trappola. Ok. Cosa c'è sotto? Sono appena caduto. Guarda. Dammi un io attimo. Visto che lui è sceso, che è quello che mi preoccupa di più, faccio, mi appoggio parkour. E faccio proprio scivolo. No, scivolo. Vieni giù anche tu. Sì. Parkour. No, non faccio parkour perché sennò mi fa estrarre e faccio tutti blu. Faccio proprio scivolo, mi siedo con calma e delicatamente scivolo giù. Cioè, questo mi stai dicendo di cambiare. È fattibile usare le lenzuola per fare una corda? Sì. Ci vorrà un po' per legarle tutte insieme, però sì. Mi ci metto le faccio. Ok. Nel frattempo i due che sono scesi vedono che le luci flebili che si sono accese di fianco alle scale, mm-hmm, proseguono anche nel corridoio che gira appena arrivati in fondo. E intravedete in fondo al corridoio una stanza. Mm-hmm. Non c'è una porta che la divida, vedete solo che c'è uno, sì, slargo, quindi con una stanza. E adesso che siete di sotto sentite che effettivamente nella stanza da qualche parte c'è qualcuno che sta mormorando qualcosa. Io ho fatto la corda con i lenzuoli, okay, e ho creato una specie di corrimano per scendere. Infatti tipo tu ovviamente non vedi, ma non ci sono più le scale, è il caso che tu ti tenga questi lenzuoli scendere. Grazie, dopo di te. C'è solo un corridoio davanti a noi? C'è solo un corridoio. Nessuna nicchia, nulla, quindi non ci si può nascondere. No. Vuoi che tengo il sacco con me? Così puoi scendere più agevolmente? No, penso che tu possa andare avanti. Ok, va bene.
Volevo essere soltanto gentile. Assolutamente lo sei stata, ti ringrazio. Intanto scendo. Abbiamo dell'acqua? Sì, dell'acqua ce l'avevate nel sacco che abbiamo lasciato a Sam. Ok. Abbiamo due contenitori per l'acqua. Farò una bustolinata. Fantastico. Così. Sì. Bene. Uno dei contenitori lo voglio avvelenare. Ok. Ci piscio a denti. Dato che avevo preso le erbe e tutto il resto, penso che mi serve, cioè nel senso non è che l'abbia fatto tutti i giorni, tutto il giorno, quindi magari è meglio che io faccia una prova. Allora, io non puoi avvelenare un siciliano comunque. Io nel corridoio, visto che non mi piace per niente perché detto non ci si può nascondere, mi sale l'adrenalina e mi nascondo con i miei poteri. Allora, vabbè, io ho aggiunto avvelenatore novizio, istruito e utilizzare veleni. Due. Okay. Due di difficoltà perché comunque avvelenare l'acqua è abbastanza facile. Meno di due non posso. La mia che la faccio in contemporanea, difficile. Io voglio che loro tenete, si dimentichino successi. Che io sia andato con loro. Allora, tre successi. Tre successi, ce l'ho fatta. È praticamente in sapore. È letale? Eh? È letale o no? È letale. Ok. E di difficoltà comunque due. Cioè mi vedono, però si dimenticano quasi che io sia lì. Non ti ci pensano. E io ho usato soldato agile furtivo senza volte disturbare. Giustamente. Ne tiri fuori? Tre, perché ho tre di adrenalina. Anzi, se faccio la prova critica... Sì? Mi cambia qualcosa sulla prova in sé? Beh, hai un tratto in più, quindi hai una parola in più. Ah, no, aspetta, tu stai usando un talento o un... No, adesso sto usando la mia abilità. Allora, qualora facessi una prova critica, staresti o aggiungendo un tratto, che è uno delle parole chiave, quindi avresti un bianco in più da lì in poi. No, allora faccio normale, strago 3. Domanda, hai saputo che tu sai usare il veleno? No, io ho studiato botanica. Tutto, prendo uno di confusione... E ho fatto due successi. Io sono un avvelenatore novizio e non uno studente, sì. Perché mi hanno fatto capire, cioè nel senso, io non posso infilare un pugnale nella schiena a qualcuno, posso farlo ma non ci riesco, però ho studiato botanica per tutta la vita, poi mi dicono devi togliere di mezzo chi è impuro se serve, e quindi ho fatto 2+2. Certo. Ok, quindi siete tutti, scendi anche tu dopo aver avvelenato l'acqua o resti di sopra? Due. Scendo. Ok. Siete tutti di sotto, non so chi di voi voglia stare davanti, chi vada per primo. Io sto dietro perché non mi faccio notare neanche da loro. Io necessariamente sono per ultimo perché sono arrivato. Io sono seconda. E quando arrivate alla stanza, in fondo al corridoio, riuscite a vedere chi o cosa sta borbottando sottovoce. Un beholder. No. Un drago. Okay. Due beholder. Un beholder drago. Drago viverna. Non è neanche una viverna. Un dragolder, ok. Un old dragon. Vedete che praticamente in un angolo, rannicchiato su se stesso, c'è un immacolato, lo riconoscete dalle vesti, e tu l'hai anche visto nel tempio perché... Sei lì da un anno in più di loro. Ma non lo riconosci perché non lo vedi. Giusto, riconosci la voce della persona. Cattiveria, ragazzi. Oh. Senti, ma poi dobbiamo parlare della tua ossessione per i ciechi. È stata picchiata da dei ciechi, esatto. Con i bastoni. Una volta mi sono scontrata con un cieco. Da quel giorno. È vera questa cosa, peraltro. No, va bene. Non l'aveva visto, cioè nel senso. Lei. Ma lei, basta. Abbiamo finito. Ci avvilupperemo per non uscirne mai più. Scusa se ti ho fatto la domanda, Alice. Fai conto che non ti abbia chiesto niente. Dai che c'è la gente che ci guarda. Magari ci ascolta in podcast. Esatto. Appunto, ma non ci vede. O in diretta su Spreaker, cioè quelli che ci ascoltano. Non usciremo mai più da qui, vabbè. In tutti i sensi proprio, anche nella... Sì, anche nel gioco. Esatto. Comunque riconosco la voce. Riconosci la voce? Era uno dei
dei mentori degli altri Immacolati che seguiva un altro gruppo di ragazzi e che effettivamente da un po' di mesi non si vedeva più al tempio. È in un angolo, è rannicchiato su se stesso, però sta recitando un salmo che è uno di quelli che vi hanno insegnato perché distoglie la mente dai pensieri impuri e ti permette di placarti e calmarti, però lo sta recitando in una maniera così ossessivo compulsiva che vi ricorda molto 17. Io gli dico lasciatemi qualche momento per conversare con lui. Va bene, sì. Mi avvicino piano. Come vampiri live, io sono in offuscato. Giusto. Allora è possibile che non ti notiamo? No, io ho chiesto che non vi ricordate che siete venuti in quattro. E allora siamo fuori. No, perché in vampiri live quando facevi offuscato tu ti devi mettere sì, così. Sì, devi mettere così, è vero, mi ricordo. Allora, mi avvicino e... mi ricordo come si chiamava questo Immacolato? Afrim. Ok. Prendo dell'acqua, quella buona, no? Dico, saggio Afrim. Lui ti guarda con gli occhi spiritati mentre continua a ripetere ossessivamente il salmo. Sembra assetato, prenda fiato, beva qualcosa. Lui intanto ti guarda, ti prende per la manica e ti dice... La conoscenza della purezza del presente aiuterà la gente del terzo orizzonte a vivere le loro vite migliori. La conoscenza della purità del presente aiuterà le genti del terzo orizzonte a vivere le loro vite migliori. E continua a ripeterlo. Ha smesso di recitare il salmo di prima e vi sta dicendo questo, che prima di diventare cieco tu avevi visto essere l'iscrizione che c'è sopra le porte del tempio che portano alla culla. Da dentro la culla non si può vedere. Ah. Lo puoi vedere solo... La conoscenza? La conoscenza della purezza di oggi aiuterà la gente del terzo orizzonte a vivere le loro vite migliori. Si vede solo quando stai tornando nella culla, non quando stai uscendo dalla culla. Cacchio, io stavo pensando di fare una cosa, ma aspetterò per un motivo importante. Ok, perché sei qui? Intanto faccio segno agli altri di avvicinarsi. Io ho recuperato una cosa. Il senza volto aiuterà me e il tempio di Alam a purificare il mondo. Il senza volto aiuterà me e il tempio di Alam a purificare il mondo. Vedi che sta per avere un colpo apoplettico. Bene, cerco. Cerco di fare in modo che. 4 in un angolo, che non è così, non sta capendo un cazzo. 2, ma che cos'è che ha? Gli è successo sicuramente qualcosa. Vedete che sta diventando sempre più rosso in volto. Gli si sta gonfiando le vene sul collo come se. Il sangue stesse pompando velocissimo, lui stesse iniziando a fare molta fatica a respirare, quindi sta diventando rosso prima di diventare cianotico e... Provo a acquisire un nuovo talento. Ok. Prendo... Non l'hai già fatto? No, ha detto che si poteva fare, non l'ha fatto prima. Ah, ok. Allora, e peraltro ha un altro talento, quindi non farò quello che pensavo che avrei fatto. Il tuo destino non è compiuto. Io sto usando perdono. D'accordo? Perché mi piaceva in realtà aver usato perdono in ogni caso, perché mi stavo immaginando questo qua che ti uccideva con il veleno indolore e ti bondava dei tuoi peccati. Il tuo destino non è compiuto. Puoi riportare qualcuno indietro dalla morte o evitare che muoia, se è successo nella stessa scena. Il tuo destino ora è intessuto con il suo, c'è un motivo specifico per cui una forza superiore l'ha risparmiato, ma non è detto che tu lo sappia. Quindi io... Lo utilizzo, lo acquisisco, gli metto una mano sulla spalla e gli dico: non è questo il momento di andare, sei qui per uno scopo e noi siamo qui per uno scopo. Ma quando gli metti una mano sulla spalla senti la fredda oscurità
Bene. Che alberga nel suo corpo, cercare di travasarsi nel tuo per equilibrare. Tu senti, certo, proprio, osmosi proprio. È proprio per osmosi il fatto che tu sia così puro, sta permettendo a qualsiasi cosa ci sia dentro di lui di bilanciarsi perfettamente tra voi due. Lui in questo momento è 100% corrotto e tu sei 0% corrotto. Bene. Allora, quindi quello che sta per succedere è che arrivate al 50-50. Ok. Non notiamo questa cosa, è visibile. Beh, no. Allora, io uso... Così guardando e basta, no, è impossibile. Allora, benissimo, che bella prova. Allora, io uso... Vabbè, innanzitutto, quanto è difficile? La prova è difficile 3. Ah, strano, pensavo 4-5. No, la prova è difficile 3 perché comunque... Voi siete stati addestrati per essere puri. Certo. E proteggere questa vostra purezza con le vostre azioni, i vostri pensieri. E tu hai anche già rinunciato a una... a qualche cosa di molto importante nella tua vita per arrivare fino a... Ma non devi fare un'estrazione per prendere adesso il talento? Lo sto facendo. Allora, il talento lo prendi lo stesso. Okay. E poi al massimo... È esattamente come il tratto. Sul tratto lo prendi. Cioè, il discorso... Quindi è o un tratto o un talento. O un tratto o un talento. E l'atto stesso di acquisire una nuova competenza, di crescere in qualche modo, ti espone al pericolo di rimanere segnato. Tu non è che rischi di non prenderlo, lo prendi comunque. Okay, una volta era che quello che lo prendi. Ti chiedevo prima. Ma, esatto, ma devi fare una prova che ti espone a una potenziale cicatrice. Okay. Allora io ho usato 2 punti purezza e poi voglio portare in gioco cieco, perché io vivo nell'oscurità da quando ho perso la vista e quindi sono meno, come si dice, sono più capace di averci a che fare. E basta. E sta minchia, perché stavo dicendo usare veleni perché l'osmosi fra le cose, basta. Beh, cioè, istruito. Allora, no, istruito perché sei istruito a combattere l'oscurità. Ma istruito non è addestrato. Allora, piuttosto okay. Percepire il contesto. Cioè, riesco a capire cosa stavo succedendo fra noi due e averci a che fare. Vai. E direi basta. Allora. Devi estrarre minimo 2. Devo estrarre minimo 2 e estrarrò minimo. E estrarrò 2, perché io avrei estratto 1 questa volta, potendo. Sarà. Arca puttana. Allora, sono riuscito in qualche modo a resistere, ma sono segnato da una cicatrice per sempre. E mi sa che ho capito anche qual è. Già. No. Beh, sì, perché il tuo scopo era tenere in vita lui. Eh sì. Cioè, e senso, magari riesco impuro! Anche a non soccombere, a non comportarmi mosso dall'oscurità, ma bisogna ribaltare il cestino. Sì. Ecco, la cicatrice è bisogna ribaltare il cestino. Perfetto. Bisogna. Oppure possiamo aprirti per vedere se... Ah, era buono! Esatto. Era ok. Era buono. Lui vedi che si accascia, sta respirando un po' più normalmente e ha smesso di recitare ossessivo compulsivamente quella cosa che stava dicendo prima. Peraltro è perfetto perché adesso il mio destino è unito al suo. Cioè, perfettamente il per talento. Forza. Che cazzo è successo? Io non lo dico, ma lo penso ancora nell'angolo. Due, cosa sta succedendo? Questa è la persona che per cui siamo qui. Cosa significa? Beh, questa è la vostra prova, non la mia. E mi allontano un pochettino cianotico, mi siedo e gli faccio un gesto come dire andate avanti, fingendo sicurezza, come se fossi nel controllo della situazione e sapessi cosa sta per succedere. Io guardo 17. Quindi cosa dobbiamo fare? La prova. Proviamo. Merda. Lui sbatte un attimo gli occhi, sembra che si stia riprendendo, si guarda un attimo intorno e vi dice dove ci troviamo? Che giorno è? Glielo diciamo. Voi venite dal tempio. Sì. Siete le vesti. Sì. Dei puri. La testa. Io
ti ho già visto. Tu hai già fallito una volta. Però non sta guardando nessuno direttamente, sì. Si sta guardando intorno. Io sto in silenzio. Hai già fallito una volta, perché? Perché di nuovo? Già fallito, nel senso che lui ha già fatto la prova, è vero? Infatti noi dovevamo essere con lui e doveva aiutarci in questa prova, ma cosa significa? No, non che parlo di lui. Questo fitta alla testa. Lasciami pensare! Sta parlando da solo. Non siete più vicini al risultato di quanto non lo foste prima. Beh, io mi avvicino. Vediamo se possiamo capire chi ha già fatto la prova. È in questa stanza? Sì, per forza. E lo vediamo? Io mi appropinco dietro due. Cioè, ovviamente a lui mi rivelo perché non ci sto capendo molto cosa dobbiamo fare. Io, mamma mia, cazzo, cosa gli dico? È difficile sta cosa. Non credo di essere in grado di giudicare se è puro o impuro una persona che parla da sola. Beh, non ho ancora capito di giudicare gli altri. Certo. Io eludo, gli dico: tu cosa faresti per eseguire gli ordini che ti sono stati dati? E prima di rispondere vado un attimo da loro. No, non può essere visto. Lui non può essere visto. Il senza volto è invisibile, non può essere visto da nessuno. Quanto sappiamo del senza volto? Beh, quello che vi è stato raccontato al tempio. E che quattro lo prega. Sì. Cioè, comunque delle icone lo sapete, non vi hanno mai nascosto l'idea delle icone, di che cosa rappresentano e del fatto che forse esistono davvero, forse no. Alcuni dei monaci al tempio ci credono, altri ci credono di meno, qualcuno non ci crede per niente. Posso fare una pustolinata aperta? Cioè, cos'è la pustolinata aperta? La pustolinata aperta è che loro stanno pensando al senza volto, sanno che uno abbastanza vicino a loro è uno che venne nel senza volto, e quindi ma che se pescano un bianco finisce l'effetto su di loro, che non viene notato 4. Ok. Perché lo ricollegano. Ci ricordiamo di 0, cioè di 4. Ok. E scegli. Tu ti ricordi? Perché non ho neanche guardato. Tu ti ricordi? Con la stessa mano. Questa? Sì. Anche tu. Bomba. Io quindi invece lo vedete. Uso l'altro mio talento. Si possono usare una volta a sessione i talenti e poi ho finiti. Modestia. Ho un perfetto controllo sul mio impatto sugli altri. Il mio comportamento discreto può rimanere indelebilmente impresso o passare inosservato. Dichiaro che qualcuno con cui ho avuto a che fare per un tempo breve si ricorderà di me oppure se ne dimenticherà. Allora, io ovviamente questo qua, i nostri destini adesso sono intessuti, non è che può ignorare completamente la mia presenza, ma io sono seduto, defilato nella stanza. Se non faccio qualcosa di eclatante, utilizzando questo talento, direi che è concentrato su altro. Ok? Ok. E intanto dico a 0... 4. 4! Mannaggia, è difficilissimo! Qui in questa borsa ci sono diverse cose. Penso che questa sia la più adatta a te qualora dovessi scoprire cosa è giusto fare. E gli do il pugnale. Ok. Ma è troppo leggero. E lo chiami pugnale questo? Questo è un pugnale! Lo tira fuori dal... Ancora più perplesso perché non credo non abbia mai avuto in mano un pugnale se non quando lavorava in cucina. Per tagliare la roba in cucina, sì. Sei tu il capo, mi fido della tua purezza. Questo non lo so, col pugnale, però. Di quelli tutti, esatto, cerimoniali, ondulati. E no, non gli dico più niente. Io sono nella perplessitudine perché questa è andata.
Ha parlato del senza volto? Sì, è vero, ha parlato del senza volto. E in cosa consiste la prova? Cioè, siamo qua per giudicare chi non è... se c'era qualcuno di impuro. Qualcuno di impuro? Qualcuno di impuro? Per il senza volto? Tu parli! Tu, che tra tutti loro sei la più impura. E se fossi tu quello impuro invece? Io sono impuro, sì, io sono impuro! Ecco, visto l'ho detto, l'ha ammesso, è impuro. Il tempio stesso è impuro, voi non capite? Il tempio è impuro. Non hanno visto la verità che si cela dietro le loro stesse parole. Perché la verità del senza volto è che tutti coloro che portano grandezza all'orizzonte sono puri. No. Questo è quello che vi hanno raccontato in questi 10 anni. Quello che vuole il Tempio è l'assoluta mancanza di chiunque si ribelli al Tempio. No, il Tempio sta sbagliando, non ha capito la loro idea è giusta, ma è l'applicazione che è sbagliata. Io sono puro, sono completamente puro, lo ero fino a pochi minuti fa. No, ma... Arca puttana! Cosa vuol dire due? Non capisco. Ma è ovvio, lui è uscito dal tempio, quindi è impuro. Ma anche parlando... voi siete fuori dal tempio, quindi ora siete ma impuri. Da quello che sta dicendo sembra che la purezza sia al contrario. Ma sta mentendo, è ovvio che sta mentendo. Perché altrimenti due. È in questa stanza? E perché dovrei mentire? Io vivo di assoluti, io dico solo la verità o solo le menzogne o entrambe. Pazzo. È ovvio che sia corrotto e pazzo. Quindi lo giudichiamo corrotto, lo giudichiamo impuro. È ovvio, qui è stato rinchiuso, è stato portato qui e noi siamo qui per giudicarlo, altrimenti perché Assam ci non so ancora qui? Riguardo gli altri, ma sono abbastanza convinto che lui sia impuro. Cosa facciamo? E io mi avvicino a... io mi avvicino a 4 e... gli sussurro: le mele marce vanno eliminate. Questo è quello che si fa. È il tuo ordine? Questo è quello che ho visto succedere l'ultima volta. È diverso. Il nostro obiettivo era scoprire chi è, giudicare e chiedere a te cosa fare. Ciò che va fatto è eliminare gli impuri. E ti pare che è un ordine, quindi? Non c'è purezza nella via intermedia, c'è purezza solo negli assoluti. Voi siete tutti intermedi, voi siete solo umani, voi non avete ancora compreso la realtà del terzo orizzonte. Ah, la testa, smettila! Io voglio cercare di trovare un senso alle sue... A parte che trovare un senso alle sue parole è quello che mi è appena capitato. Certo, voglio capire se all'interno di qualcosa che ho letto si faccia riferimento a questa stramaledetta oscurità, al terzo orizzonte, a... voglio cavare un senso delle sue parole per capire cosa mi è appena capitato. La difficoltà è 4. Bene, allora, 1, 2, 3, 4, io ci metto istruito. Beh, in questo caso sì, decisamente. Io spendo, hai messo dentro un blu, però. Io spendo un punto speranza, un punto purezza per dargli un più uno a lui perché è il capo ed è quello che sa cosa bisogna fare. Ok. Perché con i legami puoi spendere, punto. Esatto, sì. Sì, esattamente. Quando con i legami, cioè ci sono delle specie di legami, ciò che vedi negli altri, puoi utilizzare un punto purezza / speranza, quel che l'è, per dare un token in più a qualcun altro. E... le ho messe. Hai messo dentro sì, sì, istruito messo, il punto di speranza? Sì, sì, l'ho messo. Basta? Sì. Quanti tiri fuori? Vediamo se è vero che ho messo dentro 3. No, vedi. Ho messo dentro 2. La difficoltà è 4, tiro fuori... C'è grossa crisi. 4. C'è grande crisi. 4, se va malissimo sono per terra. 4. Beh, metà e metà. Molto bene, dai. Fustia. Allora, io mi piazzo. Questi non te li do, mi piazzo 2 in confusione. Perché
non sto perché in questo momento perché sarebbe brutto. Sto capendo un cazzo. Perché in questo momento sarebbe molto brutto e perché è normale che questa cosa mi confonda. Quindi dopo le mie prove saranno molto più difficili. Però ne cavo qualcosa. Allora, quello che tu hai sentito dentro di lui era effettivamente puro. In una maniera completamente negativa, certo, ma era totalmente puro. Non c'era nient'altro che quella oscurità fredda e psicotica. Ma il suo essere fredda e psicotica non toglieva niente al fatto che fosse al 100% solo quella roba lì. In questo senso lui era perfettamente, certo, puro. Non era contaminato in nessun modo. Il tuo aver assorbito parte della sua... Ha reso entrambi impuri. Io mi avvicino a lui e gli chiedo, posso ridartelo? E voi vedete che il tizio che fino a un secondo prima si teneva la testa confuso e mezzo indebolito, gli salta al collo e una specie di ombra nera sta cercando di andare dalla bocca dell'Immacolato verso... Io salto, mi metto in mezzo tra i due perché lui è il capo. E partiamo in scansione. Io mi voglio mettere in mezzo a lui e fermarlo. L'unica parola che dice mentre succede tutto questo è: io posso prendere te. Sono tre parole, però vabbè. Boh, viva e viva. Quattro. Quattro. Vai. Allora, parkour, vuole frapporsi. Io no, voglio... Frappur. Frappè. Sì, in realtà non ho ancora detto, non ha detto di fare qualcosa, quindi voglio solo frappormi tra lui e il tizio per evitare che lui si faccia male. Ok. Ti rendi conto, mentre lo stai facendo, che la forza di quest'uomo non è umana. Quindi la difficoltà è 3. Ok. Perché lui lo sta proprio tenendo... quasi per il collo, non lo sta strangolando. No, beh, la cosa che si fa, allora io passo, mi metto ovviamente in mezzo alle braccia e gli do un colpo sulla parte interna del braccio, un colpo sul petto per farlo arretrare e fargli perdere fiato. Quindi uso soldato, disturbare. Ottimo. E agile. Sì, sì, ci sta. Gli altri non sono adatti, io sono più bravo ranger. In questo momento non mi sembra il caso. Poi c'ho uno di confusione. Metti in gira le mani. Metti quello della destra. E estraggo 3 perché ho 3 dietro la vita. E vai. Una situazione di merda. Ustia. Beh, non potevate aspettarvi che il passato di Zero fosse rosa. No, certo. No. E prendo un altro di adrenalina. Ok. Quella. Ostia. E uno te lo do a te. Però ci riesco. Tipo un manichino d'addestramento, no? Sì, quella del Wing Chun. Seconda, terza. È la terza. Quarta adrenalina. No. Ah, tua? Terza. Allora, tu ti frapponi fra due e l'uomo. Che si chiamava Afrimma, cercando di liberare due dalla mossa. Parte di quella roba nera la respiri. Una impuro, quasi impercettibile, però sei impuro. Vabbè, lo so, Zero c'aveva, era il secondo a livello più alto di oscurità. Sì, vero. Oh, qualora adesso lui ha preso la terza sventura, vuol dire che gli bastano 3 neri pescati per andare fuori gioco. Aspetta, però, io è il mio turno. In teoria, si può fare comunque una prova passiva? Cosa vuoi fare? Io volevo prendere il talento. No, però lui è giusto che sia impuro, no? Quello che mi tolgo una sventura che mi ha dato il nemico. Ah, lo prenderai dopo. Cioè, nel senso, ci sta. Vai. Comunque sì, avresti potuto, eh? Sì, lo spingo via. Per andare giù uno deve pescare solo fallimenti? No. Io allora, adesso se pesco 3 fallimenti vado giù. Esatto, allora. Poi se prendo altre 2 sventure vado giù con 2 fallimenti e dopo con non una. Se li peschi, ma se non li puoi scartare in adrenalina o esatto, allora l'idea è
peschi dei negativi, quelli che non puoi scartare, che alla fine della prova ti rimangono in mano, quindi che li dovresti dare al narratore, esatto, sono quelli che ti mandano giù. Quindi le sventure in questo gioco sono delle specie di maxi punti ferita narrativi. Più ne hai, più è facile che tu vada fuori gioco. Certo, ti puoi utilizzare i buffer di confusione, adrenalina e ostinazione, esatto, ma uno prima o poi finisci, e due, più ne accumuli, meno controllo hai su quello che peschi, quindi è più rischioso. Sì. Ok, io ho fatto 5 e 17. Mm. Allora, noi in realtà abbiamo visto quella specie di cosa nera che fluttuava. Sì, è una specie di tentacolo di fumo nero che si sta allungando verso... Per me sono corrotti. Ci siamo sentiti tutto il delirio. Esatto. Mi sembra giusto anche dire un'altra cosa. È possibile che chieda, ma scusa, le ferite, i punti ferita, quello che succede. Qui, in questo gioco, i PNG non agiscono mai per mano del narratore. O meglio, agiscono sempre per mano del narratore. Ma ciò che succede in negativo ai personaggi sono le risposte negative, quindi le sventure, a ciò che succede. La struttura del turno è: tutti i giocatori agiscono e poi tutti i giocatori agiscono di nuovo, perché più agirai implicitamente, più è possibile, certo, che si creino complicazioni. Quindi non c'è il turno in cui lo spadaccino migliore del regno cerca di farti il culo. Però ci sono i punti ferita, nel senso che se uno mi dà una spadata è una sventura perché sono ferito. Assolutamente. Sono gravemente ferito. Esatto. E quindi che cosa succede? Succede che nel momento in cui tu vai a cercare di combattere contro lo spadaccino migliore del mondo e peschi tre sventure, ti trovi col braccio ferito, disarmato e sverdolia. Ma se il tizio è il mio nemico, ci stiamo facendo un duello, sì? E io non faccio niente? Se non il narratore racconterà cosa succede e poi tu decidi, io ti chiedo cosa fai, tu mi fai niente. Ah, te la dà una spadata, okay. Come se avessi fallito automaticamente. E poi o hai fallito automaticamente oppure tu fai una prova per difenderti. Però, ma io non la voglio fare. Chiaramente te la prendi. Cioè. Okay. Ah, ti sta arrivando un camion addosso, ti sposti dalla strada? Anzi, manto, esatto. Ti sta arrivando una cometa addosso. C'è una cometa che ti sta arrivando addosso. Ok, però quindi tu lo fai, c'è una cometa che ti sta arrivando addosso, quindi fai qualcosa. Cioè, sì. Però in un turno tu non agisci mai, quindi quando arriva la cometa? Ma adesso io ve l'ho detto, tutto qua è iniziato perché lui è saltato al collo di... Ok, certo. Okay. Basta, non serve nient'altro. È incredibilmente semplice. Voleva essere un gioco in cui non sei di parte. Beh, scusa, volevo dire. È una cosa terra terra. Volevo. Dai, fate qualcosa. Fare... Ok, va bene, va, andiamo avanti. Allora, per me sono corrotti. Perché ho visto quella roba lì tentacolosa, nera. Deliravano. Loro due deliravano. Poi non so se ho visto che un po' di ombra è entrato anche in quattro, sinceramente non lo so, però sicuramente loro due sì. Quindi io guardo 17. Noi dobbiamo fare qualcosa in questo caso, no? Non possiamo uscire di qui. Certo che dovete fare qualcosa. Giudicate gli impuri e chiedete a due cosa fare. Due è uno degli impuri, non hai capito? Non fa parte degli ordini, comunque in qualsiasi caso è lui che deve dirci cosa fare. Ma è evidente che... Stai lontano! Va bene, io... Due, cosa dobbiamo fare? Genio, voglio che tu sia libero. Vabbè, io... Vedi che sono andato fedele? Lui non ci ha detto trova gli impuri. Se due è impuro, sti cazzi, dobbiamo chiedere comunque a lui. Io provo a trovare la strategia migliore per togliermi dall'impiccio. Ok. Purezza, non purezza, tutte queste grandi cagate. Vuoi fuggire? Sì, grande. Sì. Io me ne voglio andare veloce. Lo dico sapendo, cazzo. Sapendo di non poter risalire, quindi sarà una cosa molto breve, però io mi voglio togliere di lì. Non c'ho voglia di stare dentro sta roba qua. Anche io ho trovato il modo di sbloccare la cosa. Beh, comunque io, quando lei chiede, io sono talmente devoto che in realtà glielo dico. Ecco, gli impuri vanno eliminati. Non è un ordine! Elimina gli impuri! No! Ancora meglio, vado! Difficoltà della mia 3. Fuga? 3, ok. Il che ti rende forse puro, perché decidendo di ucciderti... Esatto. Ti stai purificando, quindi allora... è veramente impuro se decide di purificarsi? Ma lei che cazzo gliene frega, una merda! Lei vuole uccidere tutti. Esatto. E lei 0 in realtà. Allora, io non ho mai detto quello sono io. In effetti è vero, siamo numeri. Io userò
Affabulatore, machiavellico, strategia, diciamo, inventiva. Con le abilità un po' ridondante perché è troppo sveglia per essere zero. So, e devo pescare tre. Neanch'io. Se non l'avete sentito, l'hai detto non so fare parkour. Neanch'io. Vale. E successo, viva! Quindi sono riuscito a scappare. No, io se vedo che scappa lo fermo. Io ho il talento. Sì, sì, va bene. Tu trovi comunque quale sarebbe la strada? La via di fuga. Ah no, io ho detto che la mia via di fuga. Sì, beh, io cerco la via di fuga. Cioè, nel senso, lui cerca la via di fuga e cerca di scappare. Se vuoi usare il talento, lo devi usare. Ma lui comunque sa quale è la via di fuga. Io faccio come dove scappi. Quando cerca di abbandonare un conflitto, darsi alla fuga, lo fermo istantaneamente. Anche in modo rocambolesco, ma plausibile. Sono lì che sto spingendo il tizio. C'è qualcosa lì intorno. Hai tipo il pugnale. Giusto, prendo il pugnale. Lo tiro, rimbalza sulla porta, sul dove c'è lo scivolo, rimbalza sotto e gli taglia tipo un tendine. Ah, li dai tutti e due a me? No, in realtà no, perché non gli fa danni. Non gli fa danni. Rimbalza, lo prende tipo sul polpaccio, ferendolo ovviamente, e cade per terra e non scappa. Credo che sia una fine inevitabile. Una è gamba ferita. Ok. Come vedete. Qua non ci capisci. Ah, scusami. Posso usare ricochet per farlo ritornare più o meno vicino a me il pugnale? Oh, beh, puoi carino. Fare una prova per farlo. Carino. E l'altra sventura è che uno dei precetti del tempio è che cedere alla codardia è segno di impurezza. Ok. Intanto 4 sta pensando, c'era una mela marcia, dobbiamo ribaltare il cestino, dobbiamo morire tutti. Esatto. Per chi non l'avesse ancora capito, era l'inevitabile. Quindi 5? Io quello che faccio è, allora, l'adulto è troppo grande per me. E di conseguenza penso che vado sul disabile. Sul disabile. Quindi perfetto. Se io comunque ho un laccio o qualcosa, quello che faccio è vado da dietro, lo colpire alle spalle. Tanto non mi vede. Ok. Allora, io mi difendo con sensi espansi. Percepire il contesto. Ok. E cieco no. Va bene. Questi due. Erborista, perché mi sono cosparso il corpo. Avvelenatore novissimo. Ma finalmente hai detto uccidi gli impuri, quindi esatto. Adesso. Tre hai detto. Quindi due. Allora, quindi questo. Inizio a prendere già quello casuale. Sì. Dopodiché uso colpire alle spalle. Senza dubbio. Poi Subdola. Esatto. Eletta. Beh, sì, perché vuoi purificare gli impuri. Può essere arrampicarsi, non lo so. Mi arrampico su di lui. Che cazzo dici? Che c'è da The Colossus? Cos'è? Scegli una mano. No, l'ho già preso quello casuale. Preso, sì, sì. Flessibile? Flessibile sì, perché ci può comunque stare. Ti devi infilare. Sì, ci può stare. Tipo It Girl. Va bene, dai. E arrivista perché arrivo a strangolare. Vivo, esatto. Va bene. Quanto pesa? Spingere perché mi spingo a ucciderlo. Ne devo pescare almeno due. Ok. E quanto pesa? Quindi ne peschi? Tre. Okay. Bene. Sarà bene, sarà male, sarà... Allora, due sventure me le becco io e una te la becchi tu. Beh, una delle due sventure è che la... fai molta fatica a respirare perché certo. Anche se ti dovesse lasciare comunque ti ha soffocato. E l'altra sventura è che questo colpo di strangolamento improvviso ti fa respirare ancora di più. Ah merda, l'impurità. Io metto 75% impuro. Perfetto. E invece cosa ti do una testata. Pa! Cioè, okay. Andando indietro con la nuca ti piglio il naso. Naso rotto. Naso rotto ci sta. Sì. Due. Cioè, due. Questo. Esatto. Pustorino.
Due? È il suo turno. Ah, scusa, due. Non dite due, che sembra che ha due. Due. Ti chiami essere... due, come ti devo chiamare? La prossima volta mi chiamo 200. Ah, credo che abbia creato più problemi a noi che a chi ci ascolta. Sì, esatto. No, per chi ci ascolta, poi ci dimentichiamo noi. Io... come si dice? Apro la bottiglia e le getto in faccia l'acqua. Tu come ti difendi, quindi? È acqua. No, allora, aspetta. Allora, rivista, perché forse arrivo a schivare l'acqua. Abbiamo capito come Alice gioca. Scapologia? Beh, sì. Mentire per dire non mi hai preso. Ah, non è vero, non sono bagnato. Allora, quindi cos'è che... Ma che cazzo stai facendo? Dammi a me. Sono io. Cioè, sì, tu sì, ti difendi e io... È la sua difficoltà, allora, è scapologia. Scapologia flessibile? Sì. Sì. Arrampica, no. Ma che cazzo c'entra? Subdola. Aspetta, che sto mettendo. Sì, subdola, secondo me ci sta. Ok. Colpire le spalle, cioè vale un po'. No, no, colpire no. Però è letta perché non letta, puoi morire così. Non posso morire di merda così. Non mi pare che si difenda attivamente con eletta. Vabbè, no. Dai, allora tre. Avvelenatore novizio, usare veleni, percepire il contesto, sensi espansi. Io gli do uno di speranza. Ok. Perché? Perché è il capo. Perché lui ce l'ha qui da ombra. Ah, e ho due di confusione. Perché devi morire. Ma in maniera indiretta. Esatto. Non voglio che ne rimane un altro vivo. No, aspetta, ho sbagliata la forma. Due di confusione. Ma sei comunque di che colore sono? Che cazzo te ne frega? Eh sì, ma sei l'unico... Ah, giusto, che stronzo. Posso giocare speranza in mio favore? Posso? Se vogliamo farci del male così tanto, sì. Sì. Dai, cosa c'è di male? Punto purezza. Sì, io uso un punto purezza. Ah. Che io voglio sopravvivere e diventare il nuovo nemico di Zero. A parte che ti sto gettando dell'acqua addosso. E due. Non è che ogni volta che Zero fa un prequel deve esserci per forza. Tra l'altro quello era quello di Samad. Sì. E due. Ma io tu sei in tutti i prequel, quindi. No, ma Zero non io può. Io pesco tre, non mi andrà male, cazzo. Porcaccia! Ok, tu hai una sventura, io ne ho... Il cazzo, io mi prendo due adrenalina. No, una adrenalina... E una confusione. Allè, via. Ok. Tu? Mi prendo una confusione. No, questa è una sventura. No, no, aspetta. È un nero. No, è vero, non posso. Io mi devo prendere. Non puoi cambiare le regole del tuo gioco solo per il tuo vantaggio. Infatti hai ragione. Io mi devo su tutti e due. No, infatti io mi devo prendere due sventure e se ne deve prendere una. Aspetta che mi tolgo. Ah, ok, perché il PvP è pesante. Sì, giusto. Fra la... si perde la speranza a furia di far PvP. Esatto. Allora, è vero che su Axis potrebbe essere diverso, ma su Not the End, se due eroi che simboleggiano i valori si menano, si perde la speranza. Quindi deve essere il più cattivo possibile. Perfetto. Allora, tu. Sì. Inizi a stare molto male perché comunque lui ti ha gettato l'acqua letale. Esatto, quindi letale, quindi a te l'ha proprio gettata in faccia. Esatto. Quindi non è un grosso problema. Anzi, esatto, sei avvelenata. Esatto. Che mi sembra sensatissimo. Perché non l'ho bevuta, cioè che non l'hai bevuta, ti è solo arrivata in faccia, ti brucia gli occhi, il naso ti si sta sciogliendo. Come facendo dai Joker. Esatto, non è ancora finita l'acqua, però è lì. No, una delle tue sventure è che è finita l'acqua. Bene, allora, disarmato. E l'altra... Ma secondo me è soffocante, cioè ti sta ancora tenendo per il collo. Sei... sono esaurito, cioè come esausto. Si dice, esausto. E anche perché se adesso pesco... Me ne manca uno di spazio, se pesco due vado giù. Io? Sa me giusto. E devo pescare almeno io due. Vado a recuperare il coltello. Mi prendo un talento, che però ti dico dopo perché tanto non lo uso in questo momento, ma fa parte del... Te lo faccio leggere. Prendo un talento ma non lo uso, perfetto. Sì, per effetto scenico. Ok. Va bene. E prendo il coltello e lo lancio nella schiena di lui che sta scappando. Io veramente ormai sono lì. Potresti usare prima di morire il tuo potere per far succedere qualcosa. Certo che sì, infatti userò il mio talento io. Quindi ti difendi solo con quello? Sì. Qual è la difficoltà? Ti sto tirando un coltello nella schiena, devi dirmi cosa usi per non prendertelo. Adesso te lo dico subito. Allora, per non prendertelo mi prendo... Lo prendo. Quindi nessuna difficoltà? No. Faccio solo accadere qualcosa nel futuro. Ah, però c'è confusione. Sì, quindi potrebbe essere. Confusione. Ok. Uno di confusione? Sì, c'ho uno di confusione. Poi io prendo tiratore scelto.
soldato agile, ricochet, sì, imbalzare e basta, direi. Okay. Guarda, io uso affabulatore per scappare. Cioè, ah, che fai finti? Cioè... No, affabulatore. Ah, provo a convincerlo finché lui non ha finito di caricare e di lanciare il coltello. No. Per favore no. L'amico d'infanzia. Considerando che lo prendo perché funziona così, però il personaggio non se ne potrebbe proprio una sega. Sì, certo, vabbè, ma infatti è una questione puramente statistica. A me serve solo per fare per il mio talento. Io devo estrarre 4. Allora, io prima che tu lanci il coltello, cioè prima di crepare. Si possono usare i talenti, quindi sì. Ok, dico semplicemente: no, ti prego, c'è una cosa che gira, una ruota. Se tu fai qualcosa di male dobbiamo a me, morire poi tutti. Succede qualcosa a te. Vediamo quanto pesca. E dopo ti dico cosa succede. Allora, una sventura a lui e 3 a te. Ok. Beh, le tue 3 sventure sono che... Sono morto. Sei morto. Vai giù. E vai giù. Allora, quindi... Vado giù. La sventura di... 4. E che invece... maledetto, no? No, è che... Che cosa fa la tua teoria del caos? La mia teoria del caos fa questo, cioè... quando lui si è trovato di fronte a Omar e gli ha fatto stop, dimentica che lo voleva bloccare per scappare, in realtà si è distratto quel millimetro che gli è servito a non riuscire a fare questa cosa e ha permesso a perché io gli ho sparato alle spalle mentre scappava e mi ha ricordato quando ti ho tirato il coltello nella schiena. Esatto. Perfetto. Quindi lo iettatore. Quindi metto come sventura, mi prendo tipo confuso. Sì. In futuro poi tanto. Peraltro, allora, tu sei fuori gioco, sì. Che vuol dire che c'hai un bel coltello piantato da qualche parte e sei giù, ok? Nella schiena, esatto. Se tu hai sufficienti punti, da voler tornare in gioco, qualora volessi cominciare a strisciare, tu puoi. Sì, ti cancelli l'ultima sventura, lo so. E torni su. Se hai abbastanza energia. Allora, 5. Io, tossendo comunque, sputando anche un po' sangue, voglio finire il lavoro iniziato. Mi sa che ce la fa. E quindi, arrancando anche un po', se lo vedo comunque già accasciato, cioè mezzo soffocato, cioè, semplicemente tiro un pochettino di più la corda e lo finisco, penso. Non so se è il caso di fare una prova in questo caso. Sì. Facciamo una prova. Sti cazzi. Lui non sta lì a farsi strangolare. Davvero? Perché no? Io continuo con sensi espansi, percepire il contesto e... Allora, io confusione. Espansi, percepire e... E tu cosa stai facendo? E tu sto... Ah, ok, sempre colpire alle spalle, subdola. Beh, le... Dimmi cosa mi stai facendo. Sto tirando ancora la corda. Cioè, magari se tu sei a terra ti metto anche un piede sopra il petto. Cioè... Allora queste due. E, vaffanculo, mi spendo le ultime due... Anzi... Quindi... No, due cicatrici. Vaffanculo, no, però io non lo so. Io mi spendo le ultime due. Ti faccio, cioè, mi spendo gli ultimi due punti purezza. Fatto. E ti faccio utilizzare altri due. Ok. Perché è un bambino, lui non dice magari poi tornerò, posso sopravvivere. Certo. No, vuole quindi sopravvivere 4. Adesso. Sì. Allora. Aspetta, io però ho fatto un fallimento sulla sua prova di PvP. Non dovrei prendere una cicatrice? Perché non ho preso il talento. Ha preso il talento, sì. Una cicatrice, sì. Beh, ma allora, come si dice, qua, secondo me, ci potrebbe essere veramente, non il lato, ma nel senso, secondo me ti scrivi la ruota gira. Ed è girata con Omar, ed è girata poi con Samad, quando gli hai cercato di fargli fare la stessa cosa. Ho cercato di uccidere. No, perdono. Ho vinto, iettatore. Comunque, colpire le spalle. Però quello è stato il punto di snodo in cui si è aperto il conflitto con Samad, ci pensi. Eletta. Solo da parte di Samad, però. Eh sì. Non mi viene in mente altro. Cioè, colpire le spalle su Doletta e... E allora basta. Basta. È come gli esami, se non lo sai vuol dire che non lo sai. E uso un altro punto speranza. Perché? Non chiamarli punti speranza, ti prego, scusami, mi fa male. Purezza. Questa è la speranza che Zero sopravviva, perché se no, perché essendo sopra è quella.
se no potrebbe essere grave. Beh, adesso noi stiamo cominciando cercando di ammazzarci fra di noi e tu stai cercando di ammazzarci tutti, quindi suppongo che... Io vado fuori gioco. La cosa perfetta di quel talento è che... Aspetta, vediamo. Io vado fuori gioco. È la trachea spezzata. Esatto, sono giù. E il problema è che trovando il suo corpo rotto... Quel fumo nero che era già entrato dentro di lui e via! Entra nella prima cosa che gli capita sotto tiro. Sono io, che sei tu. Io. Sei impura. Quindi sei impura al 25-50%. Ha due fallimenti. Quindi due gli occupa. Sì. Ah, ok. Quindi ecco, una cosa importante. Pescare due lasciare al narratore due sventure non significa che ti capita una sventura peggiore, ma significa che ti si riempiono due slot sventura. Esatto. Che può essere il ferito, il gravemente ferito. Sì, o ancora se uno lo vuole fare più così o ferito e disarmato, o esausto e confuso, esatto. O maledetto. Potresti tranquillamente avere trauma cranico e roba, esatto. Esatto. Quindi siamo rimasti solo di lei? Sì. E anche in te c'è anche il... Il tizio. Sì. Però... Che adesso non ha più il corpo di due in cui rilassarsi. Io corro verso il corpo di... 17. 17. Metto un piede sulla schiena, prendo il coltello, salto, mi do una spinta contro il muro e girandomi scaglio il coltello al volo contro di lei. Parkour! Cazzo! Tu come ti difendi? Escapologia, flessibile, eletta. Eletta. Basta. Per prendere il coltello? Cioè, no, il coltello di elezione. Esatto. All'immunità parlamentare. Quindi scusa, escapologia? Flessibile, eletta. Perché eletta? Ma... Perché io devo sopravvivere. Non è un buon motivo. No, vabbè, allora flessibile, dai. Solo due. Io agile, tiratore scelto, soldato e parkour. Però da bambini aspetta, ci sta, aspetta. Aspetta, lui sta usando parkour, quindi fallirà la prova lo stesso. Sì, certo. Ma di quello ho preso quel talento. Scusate, da bambini io sono l'eletto, non posso morire. Devo speranza. Cioè, ci sta. Vero, è vero. Dai, ci sta. Ecco, sono l'eletto. E uso anche le due speranze. Ma veramente non essere, non essere, cioè se lo decide il narratore. L'avevo già detto di sì prima. Okay. Sono 5. Però sta roba che i giocatori pucciosi gli facciamo fare le cose. Io uso. Ma non è il giocatore puccioso. No. Io posso estrarre massimo 4. Non posso spendere speranza per estrarre di più. Soltanto Grinta può spendere, può estrarre di più. Grinta. Grinta. Sì, ma nel senso, se ha un talento. Ha un talento. Però lui è la morte. Cioè, non posso prendermelo, però adesso perché ho già preso uno. Esatto. Io volevo stare 6. Lo so. 3, 4. Ci sono dei valori che possono estrarre di più. Ma chi se ne frega? Dai, almeno 50 già lo prendo. Ah. Non ha preso. Io sono confuso. Tre volte, mannaggia. Ciao lei, zero killer. Attenzione, la... guarda, è tutto blu qui dentro. Sei giù pure tu. Killer, anche a lui ha fatto 3-1. Sì, io mi prendo uno di no, è una sventura per forza perché è PvP. E a questo punto, come si dice? Nel tunnel vision. E ormai sta pensando a suicidarsi perché deve ammazzare il tizio e poi si deve ammazzare lui. Quindi tipo pronto a morire. Ok. Oh, fantastico. Beh, io ne ho presi 3. Aia fa male, no? Aia sto no, beh, in realtà probabilmente è tipo, cosa ne so, arteria recisa. Mi sto dissanguando. Esatto, cioè polmone bucato. Arteria recisa, polmone bucato. Insinua in te il dubbio del futuro. Tutti. Sì, ma a te non vale niente, quindi se ne sbatte 4. E poi se deve fare qualcosa lui va lì e gli pianta il coltello nella gola al tizio. No, io so perché li chiami zero. Perché? Perché se il tizio lo uccide, lui ha ucciso 4 persone, 4 parti di sé per arrivare a dove doveva arrivare. Che è il punto zero del suo essere. E tra l'altro io ho preso il talento, adesso lo posso dire, che non ci sono più PG in piedi. Ignorare il dolore. Io fino a che non finisce la scena non posso andare giù. E c'ho anche 4 punti speranza che in caso se vado giù mi rialzo. Ok. Ma dall'oscurità però che era in me. Mi sono tenuti a posto. Wow. L'oscurità che era in te in questo momento sta uscendo anche dal tuo corpo. E quella che era rimasta nell'immacolato
esce dal corpo dell'Immacolato, che cade a terra. Io faccio così, come per accoglierla, tenendo il tolgo il coltello dalla carotide sua. Mi giro verso la cosa, girando il coltello verso di me, faccio Viecce. Così proprio. È una parola specifica del tempio volto. Del loto è nero, esatto. Di Cua, il letto di Coriolis. Esatto. La stella di Cua ha questa parola un po' più. Uccidi gli impuri. Tu sarai mio. E nessuno ti potrà uccidere a parte me. E viene verso di te. Lo faccio entrare. Perfetto. E poi mi accoltello. Ma cioè, non mentre puoi andare, entrando, ma non puoi andare giù. Posso andare giù alla fine della scena. Questa è la fine della scena. Ma tu non puoi andare giù, in teoria. Quindi quando ti accoltelli... Io appena entro dentro, vedo... Oh, resisto, sento l'oscurità che si fa verso di me, prendo e faccio... Senti un gran dolore, ma non vedi sgorgare il sangue. Un gran dolore, niente sangue, e senti la voce della cosa che ti ha appena parlato che ti dice... Non finché non lo decido io. E torniamo al presente. E quello che avete ascoltato era il terzo orizzonte, ma giocato con l'ex system. Ma quindi si chiama Zero perché? Lo deciderai tu. Ah, non si sa. Evviva! Che puntatina, eh? Allora, questo... Leggeresse. Sì, non è not the end, ma è l'ex system. Indiscutibilmente è decisamente no. Not domanda di pignoleria alla Urban Heroes. Qua. Eccolo là. Avendo io comunque 4 punti speranza. Sì. E avendo ancora in teoria altre 2 sventure. Sì. Poi vabbè, in teoria zero ce l'ha l'oscurità, quindi sicuramente è una cosa. Però come li ha spesi per arrivare poi... bambino morente per le strade di Dabaran, se adesso è stato posseduto, perché non l'ha controllato. No, ma magari sì, magari li ha spesi per controllarlo, cioè okay. Per lui controllare l'oscurità. Ah, e poi c'è anche da dire una cosa: le sventure durano quanto ha senso narrativamente che durino, cioè Tempesta di Sabbia col tempo sarà passata, è una sventura in meno. Le sventure ma decidiamolo in gruppo, visto che è il mio prequel. Come è arrivato lui posseduto dall'oscurità per strada, e quindi con i genitori di Samad che arrivano con Samad che fanno povero bambino che l'hanno preso magari e portato a casa. Vacanza. No, loro sono di Dabaran. E ok, ma erano, cioè, non è il centro di Dabaran. No, ma io mi immagino zero che secondo si è fatto il percorso nel deserto a combattere con l'oscurità. Che abbia vissuto per anni da solo a cercare di controllarla. Però, no, però secondo me è veramente il senso del dovere. Cioè, nel senso, zero ha vissuto la vita con... Io non so, mi immagino solo che lui comunque è costruito dall'oscurità e che continua ogni tanto a coltellarsi... Sta andando nel deserto perché aveva visto la sabbia e gli piaceva. E quindi com'è che poi dicevi? Cioè, tu sei una forza di volontà. Allora, tu sei senza. Tu sei senza emozioni, sei distaccato dai tuoi sentimenti. Secondo me, questa oscurità che ha cercato in tutti i modi di controllarti, facendo leva sulla tua natura umana, tu sei sempre riuscito a reprimerla. Sì, fa parte di te. Sì, magari non puoi morire in senso stretto, ma. Difatti sono andato avanti, sono arrivato praticamente in città, e quando sono arrivato in città l'ho controllata, ma mi continuava a ripetere nella testa, tanto io sarò sempre qui, faccio, non se io non me lo ricordo, e mi sono fatto stop. Ma bravissimo! Bravo, dimentica, grande. E mi sono dimenticato anche del tempio, tutti i dettagli e tutto quanto, mi ricordavo che però mi chiamavo come un numero, però il primo numero è partito da zero. Sei un programmatore, quindi gli arriva. Esatto, è partito da zero. E adesso, quando è successo tutto il bordello in Coriolis, è finito il mio stop dimentica. Bella, bellissimo. Complimenti. Una nave dei smemorati. E adesso sai anche perché gli zeloti ti stanno dando la caccia. Tu sapevi solo che ti stava andando la caccia. Sì, difatti non l'avevo mai deciso con Simone, ma in realtà adesso l'abbiamo perfettamente scoperto. Evviva! Perché hai l'oscurità dentro di te. Che però l'ho scoperto già nell'ultima puntata di Coriolis. Ma adesso sai bene come è successo. Ma probabilmente questa, cioè, non è detto neanche che fosse il valore completo quello. No, esatto. Perché comunque tu l'avevi repressa, quindi chi lo sa se poi... Sì, perché io ero riuscito a controllarla... Ma comunque continuava a parlare perché dice no, tanto non ti dimenticherà, io sarò sempre qui. No.
Bene, quello che avete ascoltato era il disastroso prequel su Zero. Beh, ma tutti felici i prequel di questi PC, belli. Ma infatti siamo un gruppo estremamente disfunzionale. Sì, abbastanza, sì. Per me non è una cosa drammaticissima. Adesso sarebbe buono giocare a Not the End, sì, con i PG attuali. È vero. Perché alla fine stiamo cercando di mantenere un minimo di cazzo di speranza, nonostante siamo delle persone... con dei drammi incredibili. È vero, beh, tu, cioè, come si dice, potresti essere... Io sarei grinta, sicuramente. Grinta, tu potresti essere fede, voglio, oppure pace. Io, come sempre, onore. Onore, per forza. Decisamente. Un po' d'onore. Secondo me Eric potrebbe essere grinta, in realtà. Sì. Perché comunque sta andando avanti nonostante tutto. E io vendetta. Sono... Vendetta tu e io cabina di lusso. Che è un valore. Cioè, quindi, è uno dei... quindi non hai talenti. Esatto, esatto. Uno dei 15 valori di Not the End è cabina di lusso, sappiatelo, l'ho messo apposta. E per l'espansione di Coriolis. No, io potrei essere... dipende. Samad potrebbe essere tante cose. Amore. Potrebbe essere amore, potrebbe essere perdono, ragione. Più perdono. O amore, perdono. O perdono. Amore o perdono. Sì. Sì. Uno di quei due. Secondo voi che valore potrebbe essere Samad? Scrivetecelo, scriveteci anche se vi piacciono i nostri giochi, se vi piacciono i nostri podcast. Se vi piacciono i giochi potete comprarli su fumblegdr.it shop. Fatelo. E soprattutto venire a giocarli il 15 giugno alla UESM via Santo Guzzone a Free Milano. RPG Day. Io non credo che ci sarò, ma vi saluto. Ci saranno diversi tavoli, ci saranno i nostri giochi in vendita se li volete comprare lì e farveli firmare, certo, e ci saranno delle novità in playtest oltre a quelle che avete già sentito in playtest, che sono Monogatari e Not the End. Ci saranno altre due cose in playtest. Evviva! Sì, però non è giusto, stiamo facendo la campagna di Corioli, sì, voglio giocare a Monogatari e Not the End. Beh, e io sono la persona più obiettiva qui, perché se la cosa facesse cagare lo direi tranquillamente. Sì, è vero, senza remore. Tipo i sacchetti. Esatto, sti cazzo di token che mi sono dimenticato. I due giochi che troverete in playtest si chiamano Being Human e parla di divinità che sono destinate a perdere la loro divinità e diventare dei comuni mortali in una metropoli del giorno d'oggi. Evviva! Bellissimo. E l'altro si chiama Dash Punk. La mente dietro questo gioco è Jacopo Colò. Grande. Che conoscerete per podcast come Feeder o Fumble. O Ongo. E che si occupa di narrare la lotta del popolo contro il potere che detiene la tecnologia, qualunque essa sia. Quindi ci sarà Cyberpunk, Steampunk, Dashpunk è il nome del gioco. Però esatto, potrebbe essere Teslapunk. Teslapunk, Steelpunk, Bookpunk, Heavy Metal, Death Metal. Anche sì, Thrasher, Progressive, Trap. Oddio, no, quello no. Quello no. Purtroppo no. Lì vince a mani basse. Perché lo Pizzis ha fatto una fine orribile? Perché It's a Trap lui non intendeva, intendeva la musica. Esatto. E infatti l'abbiamo sbattuto. L'abbiamo sbattuto nel cosmo da solo. È ancora lì, Young Bizzissino. Mamma mia. Se non riuscite a essere il 15 giugno, c'è anche il 22 giugno su Discord. Ci sarà il Discord Roleplay Day. Ci saremo in tre, io, Claudio e Roberto, a fare da master di Monogatari, Not the End e Clotos. Yes. Vedetevi, venite a giocare vedendomi rovinare Clotos. Ah, tanto io non lo vedo, sì, non mi interessa. E se tutto questo po' di gioco non vi basta, ricordatevi che c'è il gruppo di lutta a cui iscriversi. Yeah! Anche perché se volete iscrivervi, siamo in un momento in cui è heavy dungeon crawling, nelle antiche rovine dei coboldi. E di conseguenza, che ve lo volete perdere? Esatto. Se volete andare alla scruderia. Alla scruderia. È il momento giusto per farlo. No, volevo dire una cosa, ma me la sono dimenticata, quindi si vede che non era importante. Stop, dimentica. Me la sono dimenticata, quindi... No. Quindi ha funzionato. Dovrei metterti in una cella frigorifera nello spazio e sperare di svegliarti lo stesso mentre attraversi il portale. Adesso sono veramente chezzi. Comunque siamo... veramente tantissimo. Ah, no, ecco quello che volevo dire. La vita, ecco quello che volevo dire. Abbiamo fatto il prequel di tutti. No. Ah, manca il pezzo forte. Manca l'asso. Manca l'asso da 90 di 98 milioni di oscurità. Tra l'altro, siamo andati in progressiva depressione. Per quello di Samad era. Vabbè, una storia dolce amara. Dolce amara, eccetera. Di... Quella di Ron. Era pesantissima, questa è finita tutta a morti. Con quella di Eric, assassinati. Sì, quattro bambini assassinati, quella di Eric, cioè cosa deve essere? Ma guarda, soltanto la mia era abbastanza
Cioè, tranquilla. Beh, tranquilla. Ah, beh, nel senso, sì. Perché siamo stati tutti corrotti dall'oscurità, però. Già, grazie. Sì, tranquillissimo. C'era un minimo di speranza. Più che altro, a me rimane questo 98, perché a me non piace pensare in termini di numeri. Però, se quello che ci ha praticamente ammazzati tutti e ci ha pure inculato era 1.200.000, lui è 98 milioni. Cioè, nel senso, è come dire, ah, Samad, cazzo, Samad può fare un sacco di brutte cose, ha 80.000. Cioè, c'era più zero. Cavacca. Vabbè, però si spiegherebbe così, perché tu comunque non sei entrato a contatto con l'oscurità. No, zero aveva 20.000. O 30.000. Zero mi sa che era quello che c'era di più dopo di lui. No, io avevo di più dopo di lui. Ah, okay. Lei era più bassa. Lei era più... 10.000, 15.000, 30.000, 80.000. Una cosa del genere. Però siamo tutti impuri. E poi 98 milioni. Però a me è piaciuta tanto la piccolezza, la sottigliezza che... Il suo prequel è stato scatenato da Zero, che ha usato teoria del caos su di lei. È vero. E la sua... Il suo prequel ha scatenato il i nostri ricordi, che adesso ha ricordato a Zero il suo prequel. Oddio! E in questa prequelception direi vediamo. Chiudiamo così. Esatto. Prova a girare la... Niente, sta continuando a girare. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ci trovate su tutti i possibili mezzi in cui trovate dei podcast, Spotify, iTunes. Lasciate delle recensioni, lasciate dei commenti, condivideteci. Andate ad ascoltare le puntate vecchie, guardate i video. Noi ci sentiamo settimana prossima. Firmate la petizione. Firma, mi spiace, è arrivato fino alla fine. C'è una petizione su change.org per riportare Padre Flanagan e De Benedettis qui. Andatela a firmare, la condivido domani io di nuovo. Vabbè, la metterò nelle note alla puntata, tanto se non ce la metto io ce la potete mettere voi a questo punto. Vabbè, tanto vale che mi faccia del male in questo modo. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolis, in cui scopriremo che cosa ne sarà di questi due ghiaccioli surgelati di fianco. Fumble! Fumble! Fumble!